Allora, buongiorno a tutti. Io direi di iniziare. Stiamo aspettando il dottor Montanaro che è nel traffico. Appena arriverà, poi gli daremo la parola. Intanto, grazie al Ministero dell'Ambiente, con cui ovviamente collaboriamo spalla a spalla anche su questo aspetto. L'aspetto è quello relativamente alla nostra presenza e al nostro ruolo all'interno fondamentalmente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Che come noto, volendo schematizzare, funziona con due strutture, diciamo, parallele. Uno è il board, è il bureau in questo caso, che è l'organismo, che dà un indirizzo, il board, strategico, il bureau un pochino più operativo. All'interno del quale siamo presenti come ISPRA in un accordo con il Ministero dell'Ambiente e con un rapporto, ripeto, assolutamente stretto con il Ministero dell'Ambiente, perché noi come ISPRA in realtà a quel tavolo dovremmo anche rappresentare un po' tutti i produttori, un po' tutti coloro che si occupano di produzione di dati ambientali. Ecco, quindi voglio dire, anche questo non va mai dimenticato. E poi con la rete IONET, appunto, che invece è una rete anche questa tecnicamente molto presente, molto operativa, che ha una sua indipendenza, una sua struttura, che però ovviamente lavora a stretto contatto con l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Intanto saluto ovviamente anch'io i nostri ospiti, la dottoressa Pignatelli, che tra l'altro è il Country Desk Officer per l'Italia a Copenaghen, che lavora all'Agenzia Europea per l'Ambiente, che poi ci spiegherà un po' in maniera più dettagliata la metodologia. Ora, noi abbiamo voluto, lo dico adesso, poi lo riprenderò, insomma, alla fine delle considerazioni e magari della discussione, abbiamo voluto un po' allargare la platea di base che in un qualche modo può dare un contributo, io credo, maggiore all'attività anche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente nel suo complesso. L'Agenzia Europea per l'Ambiente festeggia i 25 anni proprio la prossima settimana, con tra l'altro un seminario su cui si discuterà delle strategie future, perché dopo 25 anni è anche giusto, pur rimanendo in un ambito, diciamo, abbastanza circoscritto, che è quello che viene dato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo in senso più generale, però qualche ragionamento, diciamo, sulle strategie future, su che cosa deve essere questo organismo anche rispetto ai diversi Stati membri, si è un po' aperto e se ne discuterà anche, si inizierà a discutere la prossima settimana a Bruxelles, a Copenaghen. Quindi, spero anche che magari dalla giornata di oggi, se è possibile, se venisse mai fuori qualche idea o se poi vi viene qualche idea da mandare poi successivamente anche tramite report non necessariamente troppo strutturati, ma che possano aiutare per portare un punto di vista sui tavoli dell'agenzia del nostro paese, credo è assolutamente benvenuto. L'Italia è un paese importante a livello dell'Unione Europea ed è giusto che abbia anche in queste strutture quel peso che merita, che forse oggi per tanti motivi non riusciamo ancora ad esercitare. E abbiamo tra l'altro come sistema deciso, almeno per quel che riguarda ovviamente l'attività di ISPRA, allargare il più possibile la base, cercando anche di coinvolgere colleghi delle agenzie regionali. Abbiamo fatto una specie di call 2 o 3 settimane fa, chiedendo alle diverse agenzie ambientali regionali qual era l'interesse sui versanti, diciamo, internazionali. Abbiamo avuto un'ottima risposta, perché abbiamo avuto 72 colleghi, più o meno 80, ecco, 80 colleghi che di fatto hanno manifestato un interesse. Ora si tratta, questa
diciamo, manifestazione di interesse di incanalarla, di renderla anche concreta e operativa. Sicuramente uno dei settori su cui si vorrebbe lavorare è appunto quello di, come dicevo prima, allargare la base di lavoro sia per quanto riguarda la rete Ionet soprattutto e di conseguenza anche il feedback di ritorno che potremmo avere come board e poi recentemente noi siamo anche nell'organismo più ristretto che è il bureau, diciamo che ha compiti anche un pochino più operativi rispetto all'Agenzia Europea per l'Ambiente. Insomma, il tema è dobbiamo ripartire, dobbiamo cercare di riconquistarci una posizione anche in Europa che sia proporzionale all'importanza che ha il nostro paese in quel contesto. Siamo ripartiti, ripeto, in un accordo con il Ministero. Ci sarà in dicembre a Bruxelles la presentazione dello Stato dell'Ambiente Europeo che poi sarà nostro compito cercare di veicolarlo anche nel 2020 nelle attività che faremo sia come agenzia, sia come istituto, sia come sistema, sia credo anche come ministero, almeno per la parte che riguarda lo stato dell'ambiente. Ci sarà poi da organizzare una visita dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ci stiamo già lavorando. Noi quasi tutti gli anni come ISPA presentiamo lo stato, presentiamo l'annuario in più o meno febbraio, anche il prossimo anno l'idea è di andare a febbraio, insomma più o meno 2020. Stiamo ragionando con il Ministero dell'Ambiente perché ci piacerebbe molto, oltre che avere l'annuario, ma anche di ripresentare il rapporto sullo stato dell'ambiente. Stiamo anche qui lavorando appunto con il Ministero e in quell'occasione ci piacerebbe anche, insomma, organizzare la visita dell'Agenzia Europea per l'Ambiente e di presentare lo stato sull'ambiente europeo, che si chiama l'acronimo il SOER 2020, a cui noi abbiamo dato anche un contributo estremamente significativo. Insomma, adesso ho cercato di sintetizzare un po' le cose principali. Oggi la prima è una specie di start-up della nostra iniziativa, ci sono molti colleghi di ISPRA, qualcuno delle agenzie, ripeto, poi sarà nostra cura in maniera certosina ad andare poi a recuperare anche tutti i colleghi che oggi non sono presenti per cercare, insomma, di avere un coinvolgimento sempre più forte di tutto il sistema. Non vi sfugge che ci sono delle regioni nel nostro paese che valgono come PIL e come organizzazione sicuramente diversi stati europei. Se penso alla Lombardia, mi viene in mente la Lombardia una per tutte, potrei dire Emilia Romagna, la Toscana, insomma sono regioni che danno un contributo notevole e avere una voce diretta, anche se magari immediata da noi o come dicevo prima dal Ministero, è molto molto importante sentire anche queste realtà che cosa pensano, che tipo di idee hanno e che tipo di ruolo vorrebbero giocare e vorremmo giocare a livello europeo. Ecco, io mi fermo qua, inizierei, se siete d'accordo, i nostri lavori dando appunto la parola al nostro National Focal Point, che è appunto la responsabile anche del sistema. Allora facciamo un cambio di leggermente di programma, e quindi è arrivato il dottor Montanaro, che saluto e ovviamente lo ringrazio. Ciao, che viene. E quindi se vuoi, ecco, sono proprio in apertura, quindi un po' spiegato alcune cose, darei la parola subito a Oliviero e poi inizierei i nostri lavori. Prego. Grazie direttore, a parte scusarmi per la scortesia di avervi fatto attendere, scusate, ho avuto un contrattempo nei trasporti romani che sono sempre complicati. Quindi grazie di essere qua. Voi sapete che sono da molto poco insediato come direttore SVI, ma che comunque ho una lunga pratica di anni su tutto quello che riguarda il sistema dei dati ambientali delle reti, perché provengo dalla Direzione Generale Protezione della Natura
In particolare, nella posizione precedentemente occupata, ho avuto modo di occuparmi in modo specifico di dati ambientali connessi soprattutto sulla con la componente marino-costiera, quindi la strategia marina, ma non solo. Quindi, anche se attraverso questa specifica finestra ho avuto modo di, da una parte, capire fino in fondo quanto sia essenziale e rinunciabile la conoscenza dell'ambiente e dei dati ambientali, ma non solo la conoscenza, ma da un lato la condivisione tecnico-scientifica, cioè la capacità di dialogare fra sistemi a volte anche molto diversi, se non altro per lingua, per struttura tecnologica, e dall'altra quella poi di esternalizzare questi dati e questi risultati, perché per quanto riguarda la capacità, diciamo, del pubblico, della società civile di interagire quale pilastro fondamentale per la protezione ambientale, la capacità di conoscere, di comprendere, di interagire è, come dire, è l'elemento chiave, l'elemento critico. Quindi questa, chiamiamola così, filiera virtuosa che parte dalla capacità di organizzare e strutturare il momento dell'acquisizione della conoscenza, sia in campo sia nell'elaborazione, a quello dell'interscambio di banche dati, di conoscenze, di funzioni, a quello poi di interazione, chiamiamola così, virtuosa con la società civile, è il circuito che poi si ricollega ovviamente come feedback in un cerchio, che è l'elemento cardine per quanto riguarda la definizione di quelle che sono le politiche ambientali. Il feedback, una percezione da parte del policy maker, come si dice adesso, e quindi le direzioni che assume nelle sue decisioni nascono sostanzialmente da questi due elementi, da questi due pilastri, e cioè la conoscenza ambientale e la percezione di quella che è la reazione e la spinta della società civile su quelle che sono le esigenze e le necessità. EIONET è, soprattutto per l'Italia e quindi poi per l'Europa, la spina dorsale di questa capacità e di questa possibilità. Come sapete, noi con gioia e posso dire anche in parte con sollievo, dal 2018 abbiamo ufficialmente ceduto lo scettro di referente nazionale all'ISPRA, di cui siamo ovviamente ben lieti, anche se poi abbiamo mantenuto un presidio proprio per restare molto vicini a questo sistema attraverso il dottor Cappellutti, che quindi ringrazio qui per il suo ruolo e per la sua funzione. Ma se mi permettete, vorrei dare due ulteriori chiavi di lettura molto brevemente. Ho parlato prima di quello che è il circuito, chiamiamolo così, degli attori. L'altro circuito che è fondamentale è il circuito, chiamiamolo così, delle scale. Ovviamente l'Italia fa parte di un sistema che da una parte la vede al centro di un sistema regionale che è quello del Mediterraneo, in cui da un punto di vista di protezione ambientale di altri sistemi ci sono vari strumenti internazionali fondamentali. Io ovviamente conosco soprattutto quelli per la protezione della natura, cioè la Convenzione di Barcellona, ma ve ne sono molti altri, comprese per esempio le varie strategie regionali europee, da USAIRE, USALP e altri. Poi ovviamente c'è il contesto nazionale, ma qui non devo certo parlare a voi di questo elemento, però sicuramente c'è un punto che deve essere ancora esplorato e reso più sinergico e operativo, e cioè la piena operatività di quello che si chiama il Sistema Nazionale Rete di Protezione Ambientale, che è qualcosa di diverso e maggiore della somma dei singoli nodi di cui fa parte. Dovrebbe essere un qualcosa che diventa complessivamente molto più importante, molto più funzionale a quelli che sono i suoi ambiziosi ruoli. Ovviamente poi c'è la scala europea, che per noi è fondamentale per due modi. Innanzitutto perché noi siamo nell'Europa e quindi è come dire, sta nel nostro DNA dialogare e interloquire sempre in modo più stretto con l'Europa. Ma l'Europa geograficamente, per come è configurata, è anche un ponte tra la dimensione regionale mediterranea e la dimensione di altre sottoregioni che sono fondamentali, anche se hanno caratteristiche ambientali sicuramente diverse dal Mediterraneo. Penso sia ai mari, sia alle parti terrestri, quindi tutta la struttura dell'Europa centro-settentrionale. E poi ci stanno i contesti globali.
i contesti globali che assumono un'importanza sempre più rilevante, quanto più cresce la percezione che i fenomeni ambientali globali sono appunto globali e quindi non esistono ambiti riparati, autonomi, che possono pensare e operare da soli. Pensate, basta dire clima, e subito questo è l'elemento più fondamentale, ma anche biodiversità, ma anche sviluppo sostenibile. Tutti e tre i pilastri fondamentali che riguardano l'ambiente hanno tutte delle dimensioni che nel mondo attuale, nel bene e nel male, diventano sempre più strettamente connessi e interrelati e quindi sempre più richiedono un'omogeneizzazione in senso positivo, non dico un appiattimento, di quelle che sono le conoscenze, di quelli che sono i meccanismi di interscambio tecnologico e tecnico, di come acquisire queste conoscenze e di farli circolare. Se noi, come dire, non rendiamo funzionale complessivamente tutto questo circuito, avremo degli intoppi, delle limitazioni, dei gap, come si dice, che sicuramente non sono limitati ad ambiti specifici, ma si diffondono come diciamo degli elementi, è un po' come una, passatemi il termine, come un domino. Questi meccanismi, se cade una singola, un singolo pezzettino, ne possono cadere molti altri. È chiaro che a me è un discorso, come dire, dichiaratamente di tipo non tecnico né tecnologico, ma più strategico, di visione. Mi piace pensare, sono sicuro che sarà così, che l'incontro di oggi ha entrambi questi approcci, entrambi questi profili, cioè sia un profilo di approfondimento tecnico, operativo e concreto per rendere sempre più funzionale la macchina di cui stiamo parlando e di cui Eionet è l'elemento specifico di oggi, sia però anche la capacità di avere da voi, come da una parte suggeritori e dall'altra recettori, suggerimenti, consigli e spunti di visione per quello che è anche il profilo strategico. Perché ovviamente noi abbiamo un certo tipo di visuale dalla postazione che occupiamo, voi ne avete una diversa. E questa diversità nuovamente serve perché dal confronto costruttivo di questi due profili o più profili che abbiamo cresce anche la funzionalità e l'efficienza del sistema. Io non vorrei rubarvi ulteriore tempo, approfitto in particolare per salutare la dottoressa Monacelli, che conosciamo bene, perché tanto per chiudere il discorso e tornare al discorso regionale, la dottoressa Monacelli è anche responsabile del centro per quanto riguarda l'informazione e i dati della Convenzione di Barcellona, l'Inforac, a conferma che purtroppo per l'impegno che richiede, in questi tempi un solo cappello sicuramente non basta, ognuno di noi ne ha parecchi che indossa bon gré e mal gré a seconda di quelle che sono le necessità. Grazie e buon lavoro. Grazie direttore, ovviamente anche un grande in bocca al lupo e complimenti per questo nuovo incarico, che poi avremo modo ovviamente di consolidare e stringere un rapporto che è già molto stretto, ma lo diventerà sicuramente molto di più, perché proprio in condizioni anche complicate bisogna che ci si dia il più possibile sinergizzarsi, è un verbo brutto, però forse non esiste nemmeno, però insomma cercare di aumentare le sinergie tra un ente come il nostro e il Ministero, insomma, quindi sicuramente avremo da lavorare molto. Ora inizierei i nostri lavori, darei la parola appunto a Giuseppina Monacelli per l'introduzione un po' della giornata di oggi. Prego. Grazie direttore, grazie al dottor Montanaro, spero che appunto di riuscire bene a coniugare i vari ruoli in assetto comunque europeo, perché la regione mediterranea fa parte integrante anche nell'organizzazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Per quanto riguarda l'Agenzia volevo dare un brevissimo cenno, poi c'è la collega sicuramente Pignatelli che approfondirà sicuramente, ma tanto per dare un'idea di qual è l'organizzazione complessiva del sistema. A livello di governance, come ha detto il direttore Bratti, abbiamo il livello del management, dove sono presenti i direttori delle agenzie e delle autorità competenti in materia ambientale,
con un bureau che è una sorta di consiglio di amministrazione dell'agenzia. Il management designa il comitato scientifico, che è appunto un organo consultivo dell'agenzia, che è governata per l'ordinaria amministrazione da un direttore esecutivo. Qual è la missione dell'agenzia? È quella di favorire uno sviluppo sostenibile, contribuendo al conseguimento di un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente europeo attraverso l'offerta di informazioni tempestive, mirate, pertinenti, attendibili ai responsabili delle decisioni politiche al pubblico. Quindi diciamo è assolutamente fondamentale per raggiungere questa missione avere un'acquisizione di dati e informazioni assolutamente attendibili dai Paesi membri e non solo. Io peraltro ringrazio appunto il Ministero in questa occasione. Noi abbiamo avuto diversi incontri all'interno di ISPRA. Il direttore Brat appunto è il rappresentante del Management Board e gran parte degli organismi nell'ambito del presente a livello di agenzia per quanto riguarda hanno la rappresentanza ISPRA, ma non solo. Quindi questa è un'occasione per aprirsi all'intera rete Eionet di livello nazionale. E quindi sono presenti e parleranno altri colleghi che fanno parte di questo mondo più allargato che non solo il nostro istituto, e volontà e anche diciamo uno degli scopi di questa iniziativa è proprio consolidare l'ampliamento, quindi sicuramente consolidando i rapporti con gli enti che già fanno parte della rete, ma avere una presenza più attiva e a livello territoriale, quindi colleghi delle agenzie per l'ambiente, ma di nuovo non solo. Quindi una sfida abbastanza ampia quella di riuscire a coordinare una rete sempre più inclusiva di entità alla scala sia nazionale che territoriale. La rete Eionet si poggia sul sistema ReportNet perché, come abbiamo detto, mandato fondamentale è quello dell'acquisizione di dati e informazioni che servono sia per le effettuazioni di valutazioni ambientali integrate che per analisi ambientali di tipo tematico. Quindi è assolutamente importante avere una modalità di riportare i dati e le informazioni dei vari Paesi membri a livello di agenzia europea. E come vedete dalla mappa, diciamo, l'Agenzia europea raccoglie Stati membri non solo dell'Unione europea, ma anche diciamo, ha una visione più ampia e quindi della rete fanno parte altri paesi, non è come vedete la Turchia, e altri, oltre ai 33 paesi membri abbiamo 6 paesi cooperanti che sono quelli dell'area balcanica, quindi diciamo una visione molto più ampia rispetto soltanto alla partecipazione dei paesi dell'Unione Europea. Quali sono i soggetti? Abbiamo detto della rete, oltre all'Agenzia Europea dell'Ambiente con la sua organizzazione, quella diciamo, che sta a Copenaghen con circa 200 persone di staff ad effettuare il coordinamento e l'organizzazione della rete. Abbiamo i National Focal Point, sono rappresentante punto focale nazionale per l'Italia. Che cosa sono i National Focal Point? Sono i punti di contatto principali nei vari paesi proprio con l'incarico di cooperare con le altre entità, in particolare con gli ETC che sono gli European Topic Center, e qui abbiamo una rappresentanza, l'unico coordinamento italiano che è rappresentato dal CIMCC, quindi avremo modo anche di approfondire un po' di più su queste altre tipologie di organismo che fanno parte dell'assetto della rete.
e coordinamento dei National Reference Center. In questo momento i National Reference Center sono rappresentati interamente da ISPRA. Come vi spiegheremo nel corso di questa giornata, il tentativo che stiamo facendo è proprio quello di ampliare e coinvolgere l'intero sistema nazionale di protezione dell'ambiente, ma non solo. E quindi io cercherò appunto di sviluppare al meglio questa azione di coordinamento che sta in capo al National Focal Point. Come diciamo, che cosa sono gli European Topic Center? Sono dei consorzi sotto contratto per gestire temi ambientali specifici ed eseguire attività come definite nella strategia dell'agenzia e nel piano di gestione annuale. Attualmente sono 7 consorzi che stanno agendo. Un momento un po' particolare per l'agenzia, noi abbiamo un triennio, possiamo dire, di transizione, e per questo ci tenevamo anche a questi incontri, io vorrei dire, ma in qualche modo rifondare la rete EIONET almeno a livello italiano, in modo di avere un supporto forte e un suggerimento per affrontare questo periodo di transizione verso il futuro, almeno diciamo un futuro di medio termine. Altri soggetti della rete dell'agenzia sono chiaramente le direzioni generali della commissione a vario titolo coinvolte nei temi, e quindi a partire dalla DG Environment, ma anche clima, MOVA, agri, mare, ricerca, ESET e GRC. Ma non solo. Come dicevamo, abbiamo gli organismi delle Nazioni Unite, quindi anche come UNEP-MAP facciamo parte interamente della rete dei soggetti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e di EIONET. Abbiamo detto sicuramente clima come direzione generale, ma quindi tutte quante le organizzazioni e agenzie che a livello di Nazioni Unite si occupano di cambiamenti climatici, ma non solo, diciamo, temi ambientali e la necessaria connessione con gli aspetti socio-economici. Quindi abbiamo l'OECD e anche, diciamo, le organizzazioni delle Nazioni Unite, di nuovo, che curano degli aspetti socio-economici. Cercherò di illustrarvi brevemente il quadro di riferimento. Che cos'è il Multi-Annual Working Program? Che è, diciamo, il programma con cui l'agenzia opera tipicamente per 3 anni, di 3 anni in 3 anni, con un programma annuale. Attualmente siamo nella programmazione 19-21, ma come vi spiegherò appunto abbiamo grosse variazioni in programma, e per questo la necessità di un confronto il più ampio possibile per affrontare queste nuove ambizioni, se vogliamo, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, fronteggiare in maniera un po' più snella e un po' più anche efficace i temi e gli argomenti in programma. Agisce con 3 aree di lavoro la programmazione: Informed Policy Implementation, chiaramente una delle azioni principali dell'agenzia è quella di offrire il supporto alla Commissione Europea per l'attuazione delle politiche ambientali. Ma Assessing Systematic Challenges, prendere conto di tutte le sfide che in qualche modo minacciano sia l'ambiente e attraverso l'ambiente la nostra società, e offrire l'area 3 Knowledge, Co-creation, Sharing and Reuse, offrire un supporto anche e un'integrazione delle conoscenze, lavorare, come dicevamo, sempre più insieme, mettere a sistema le conoscenze nei paesi membri e quelle presenti nelle entità che fanno parte della rete, disseminare e utilizzarle al meglio possibile. Come diciamo, qual è l'ambizione attualmente dell'agenzia? Rivedere sostanzialmente l'approccio. Attualmente si sta operando sulla base del 7º programma ambientale.
d'azione ambientale, ma si vuole iniziare a, a mettere in campo l'ottavo programma. Con quale mira? Quella chiaramente di poter supportare al massimo il raggiungimento degli strategic development goals che hanno orizzonte temporale 2030. Penso molti di voi appunto sanno che falliti purtroppo i Millennium Goals perché forse troppo ambiziosi, ma proprio forse perché affrontati non con sufficienze capacità poi operativa, si sono definiti questi 17 Strategic Development Goals e la Commissione Europea e l'Agenzia Europea di conseguenza hanno raccolto questa sfida. Come dicevo, in tutte le 17 di Strategic Development Goals l'ambiente ha una parte fondamentale, ma sempre integrata ad aspetti sociali ed economici e un'attenzione particolare, come vedete l'ho riportato nella slide, questa pubblicazione molto recente sull'esposizione sull'esposizione che impatta su tutta quanta la società, ma chiaramente abbiamo dei soggetti più vulnerabili, quindi si sta cercando di capire anche come aiutare le fasce più deboli della nostra società a reagire ad impatti sono chiaramente veicolati da impatti ambientali, come appunto abbiamo detto, quello dei cambiamenti climatici e non solo. E dal fare questo cercare di coniugare l'aspetto ambientale agli aspetti quelli di salute sicuramente, perché poi sulle persone l'impatto diventa un impatto di natura sanitaria. La necessità di integrare, abbiamo a livello comunitario diverse strategie e come quella appunto della necessità di adattamento ai cambiamenti climatici abbiamo la strategia ad esempio per l'energia, quindi come dicevo l'integrazione degli aspetti ambientali con quelli di natura socio-economica è fondamentale, però questo necessita assolutamente dell'integrazione delle competenze. Altrimenti non si riescono ad affrontare temi così complessi e così variegati senza poter usufruire di tutta la conoscenza che non sta in un solo settore, ma che deve necessariamente essere intersettoriale e interdisciplinare. Per il momento l'attuale stato dell'ambiente sarà raccolto nel SOR 2020 che, come ha detto il direttore, inizierà ad essere presentato formalmente al pubblico in consultazione da dicembre. Ed è questa la base su cui dovremmo partire per questo decennio, perché come dicevo gli Strategic Development Goals hanno orizzonte temporale 2030, quindi diciamo, abbiamo una necessità di dover superare, se vogliamo, la frammentazione anche programmatica attualmente utilizzata in agenzia per traguardare questo orizzonte temporale. Come dicevo, transizione verso la sostenibilità, per poter traguardare questo obiettivo e arrivare al 2030 si sta redigendo a livello di Agenzia Europea dell'Ambiente un documento, però è un documento che scriveremo, questo di nuovo è la sfida, scriveremo tutti insieme. Non esiste già una traccia del documento, una modalità, se vogliamo, nuova di approcciare i temi, ma proprio per far capire che siamo tutti quanti attori del processo e lo siamo tanto più quanto più riusciamo a trasmettere le nostre considerazioni, mettere in campo le nostre idee, le nostre competenze. L'idea è che sia un documento molto sintetico, che però focalizzi bene sugli obiettivi strategici e che sia di guida per i documenti di programmazione per tutto il prossimo decennio. E le parole chiave sono evoluzione e innovazione, cioè come Agenzia Europea dell'Ambiente e IONET possono mantenere, migliorare e ampliare la loro rilevanza e impatto nel prossimo decennio. Come vedete l'ambizione è grande quindi è lo sforzo che ci si attende dalle componenti della rete IONET per pervenire al risultato.
diciamo, periodo di transizione che coincide anche con alcune trasformazioni anche nelle organizzazioni interne dell'agenzia. Attualmente, come dicevo, ci sono 7 consorsi ETC, ma hanno avuto un mandato temporaneo perché l'idea è quella appunto di rivedere abbastanza sostanzialmente il mandato degli ETC, verificare ancora l'attualità degli argomenti trattati rivedendo questo mandato appunto non farlo per un periodo breve ma cercare di fronteggiare le sfide, come dicevo, e la necessità del raggiungimento del strategic development goals al 2030. Diciamo lo stesso accadrà a livello di NRC. Noi abbiamo avuto una light review poco più di un anno fa, stiamo operando e quindi sono andati in continuità gli NRC con i mandati semplicemente rivisti e aggiornati laddove alcune politiche comunitarie avevano apportato dei contenuti, ma dal 2021 affronteremo questa revisione più sostanziale. E quindi in tutto questo, come vedete, è necessaria una consultazione. L'agenzia ci chiede di non fermarci alla consultazione interna, se vogliamo, agli organismi dell'ETC, ma allargarla il più possibile. Quindi noi speriamo che questa giornata sia l'avvio di una consultazione a livello nazionale che ci porti a rappresentare le esigenze italiane in questo contesto, che spesso ci si lamenta, nel senso che non vediamo riconosciute le nostre necessità, però c'è anche la necessità e lo sforzo da parte nostra di rappresentarle al meglio in una maniera che sia la più fattiva possibile. Le nuove sfide, chiaramente l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha già fatto presenti quali sono le problematiche, le stiamo affrontando, abbiamo un cambio di politica, quindi abbiamo un Parlamento europeo in trasformazione sulla base dei risultati delle recenti elezioni, di conseguenza cambierà anche l'assetto della Commissione europea, abbiamo questa incognita ancora perché della Brexit ancora non è chiarissimo il processo, doveva essere già superato, invece siamo ancora in piena discussione. Abbiamo un problema di risorse finanziarie, quindi di budget, che però è anche un po' conseguenza proprio dei nuovi assetti. E quindi come vedete sono tante le incertezze, ma come dicevo tanto più c'è però anche un'opportunità di intervento. Evolvere e innovare come? Negli impatti, nel monitoraggio delle informazioni, che è il filone più tradizionale, quello del lavoro operativo quotidiano per quanto ci riguarda come sistemi informativi, nel collegamento in rete con i paesi e le istituzioni UE, quindi di nuovo un rafforzamento di quelle che sono le entità che vogliamo vedere rappresentate meglio nel contesto, nella base di risorse per l'Agenzia Europea dell'Ambiente dei UNET oltre il 2020 per massimizzare i risultati, e in questo risorse in senso lato, non solo risorse finanziarie, ma anche risorse in personale coinvolto, in competenze coinvolte. E chiaramente nell'impatto investire sempre di più nella capacità di conoscenza e divulgazione, si parla molto spesso di fake news eccetera, e sono organismi come questi che possono aiutare a prevenire, se vogliamo, il diffondersi di informazioni non corrette e di farlo, se possibile, sulla base di dati sempre più attendibili, ma non solo attendibili, è importante anche la tempestività con cui questi dati vengono messi a disposizione per avere elaborazioni sempre più efficaci. E quindi in sostanza mantenere e rafforzare il marchio di fonte attendibile di conoscenza e di competenza. Come dicevo, appunto, un trasferimento di conoscenze che non si fermi ai soli aspetti ambientali per quanto riguarda il contesto, ma che si concentri maggiormente sull'integrazione degli aspetti socio-economici verso la sostenibilità.
e quindi migliorando l'attenzione alle necessità degli utenti in termini di, come dicevo, di tempestività, accessibilità e per assicurare un maggiore impatto, riconvincimento e mobilitazione delle risorse. Nel monitoraggio delle informazioni, questa è la, diciamo, l'attività ordinaria con l'attività di reporting, ma di nuovo abbiamo tante nuove opportunità, compreso quella della messa a disposizione di informazioni, cito qua Copernicus 2.0, i dati satellitari, per cui potremmo evolvere molto rapidamente anche in questo che è un po' il core business, se posso dire, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. E però di nuovo avremo una mole enorme di dati a disposizione, ma quindi dovremo anche prepararci per poter trattare questi dati in maniera sempre più efficace, per poterle mettere poi a disposizione della valutazione politica. Abbiamo sfide come appunto quelle dei dati, messa a disposizione dei dati in tempo reale, siamo in piena attuazione di SPIRE, qui come Italia abbiamo la necessità di incrementare un po' l'attuazione, abbiamo delle scadenze anche molto vicine e siamo un po' una qualche preoccupazione l'abbiamo. Messa a disposizione e considerazione dei dati di ricerca, quindi non solo i dati che vengono dalle nostre attività di monitoraggio ambientale, e dati da citizen science. Questo è un altro fronte, abbiamo già anche noi all'interno di ISPA di Sina abbiamo già delle attività di citizen science, per esempio nel network nazionale della biodiversità, sistema che abbiamo sviluppato per conto del Ministero, ma chiaramente valutare l'osservazione che ci viene dal cittadino significa anche di nuovo un lavoro, perché questo dato diventi un dato aggiuntivo, attendibile di nuovo, e che non sia invece un dato che poi alla fine crea soltanto entropia. Quindi assolutamente affrontare anche questo tema in maniera attenta. Chiaramente abbiamo tante attività, intelligenza artificiale, machine learning e deep learning, stiamo sviluppando in ambito ricerca questi temi, ma dovremmo molto rapidamente, appunto, se vogliamo fronteggiare queste nuove mole di dati che potremmo avere a disposizione, dovremmo anche rapidamente metterli in campo a livello operativo, facendoceli passare dall'assetto di ricerca. Come dicevo, citizen science, stiamo sviluppando app, gli hub della conoscenza per un accesso rapido all'informazione, per sviluppare sempre meglio le piattaforme che abbiamo, tipo WISE, VICE e i portali per l'energia e il clima, adattamento al clima per esempio, di nuovo un'attività che ISPRA sta sviluppando per conto del Ministero, che ci dà questa opportunità di mettere un po' a sistema tanti argomenti che riguardano l'ambiente. Per il networking, allora, qui abbiamo appunto l'occasione, un migliore accesso alle informazioni sicuramente. Stringe un po'. Sì, assolutamente. Qual è il problema? Solo il 10% dei dati utilizzati nelle valutazioni da parte dell'Agenzia Europea dell'Ambiente a livello europeo derivano esclusivamente dal contesto IONET. Allora, ci facciamo superare da, se posso permettermi, da altre realtà, proprio perché nel processo formale spesso non siamo nei tempi, non arriviamo al momento giusto per passare alla policy, quindi alla decisione politica, l'elemento per poter decidere. E questo è un problema che assolutamente va superato, come attraverso la rete intercettare tutti gli enti che possono utilmente fornire l'informazione. Questo cercando di farlo a livello diciamo nazionale, prima ancora che a livello europeo. Non sono conclusioni, sono le due domande nella discussione di oggi. Quali impegno per l'Agenzia Europea dell'Ambiente e per IONET per sostenere più efficacemente gli obiettivi strategici al 2030? Diciamo una domanda che dovremmo sviluppare, per cui cercare delle risposte da oggi ma in poi. E stante la necessità di evoluzione e innovazione, quali modifiche alla rete, strutture, conoscenze, competenze, influenza per renderla adeguata al prossimo decennio? Diciamo, questa è una risposta che cercheremo un po' di avere tutti insieme, e questo credo che sia un po' l'obiettivo. Grazie.
per la giornata. Va bene, grazie a Giuseppina. Grazie. Allora, sono già... Grazie, Oliviero, che salutiamo. Allora, già in questa presentazione sono emerse, credo, alcuni spunti per la discussione, il tema della tempestività del dato, ragionamento che tra l'altro stiamo provando a fare insieme alle agenzie rispetto ad alcuni indicatori che forse potremmo già, con altri colleghi di ISPRA in sala, potremmo già cominciare a ragionare se riusciamo a farlo. E non c'è dubbio che l'ultimo punto, la criticità del fatto che non riusciamo a intercettare tutti i dati ambientali da poter mandare poi a livello europeo, è una criticità molto forte. Ripeto, l'Italia è un paese grande e tra l'altro i dati ambientali non sono solo prerogativa o proprietà di alcuni di un ente solo, e quindi è necessario migliorare questo rapporto con chi i dati li produce. Io adesso darei la parola a Roberta Pignatelli, appunto Country Desk Officer per l'Italia, per l'Agenzia Europea per l'Ambiente, e le chiederei appunto di sviluppare il suo ragionamento. Poi eviterei di fare la pausa caffè, perché se uno vuol prendere il caffè se lo va a prendere dietro, e invece proverei magari subito dopo eventualmente ad aprire sulle prime due relazioni, se c'è qualche domanda, qualche chiarimento, ecco, io farei la gestirei un po' così. Quindi darei, Roberta, a te la parola. Prego. Grazie direttore, grazie per questa occasione di dialogo. Io affronterò praticamente gli stessi temi ma dalla prospettiva europea, quindi c'è un po' di sovrapposizione, ma è interessante vedere le due dimensioni. Le slide? No. Vieni qui. Vengo qui. Esatto, così te ne gestisci come ti pare. Da regolamento... non ho chiuso io. Da regolamento l'EA è stata istituita insieme alla rete IONET, quindi sono due componenti che lavorano insieme. E quest'anno appunto sono 25 anni da quando siamo entrati a livello operativo, e abbiamo sempre detto che abbiamo due riferimenti, i referenti politici e il pubblico. Ci siamo resi conto dopo 25 anni che l'attenzione dell'Agenzia Europea è stata più rivolta al decisore politico che al pubblico, e questo è il motivo della riflessione di cui parlavamo. Cioè, tra due settimane sarà il 19 giugno questo seminario dove parteciperanno i membri del board e i national focal point di tutti i paesi membri. La riflessione è proprio come ribilanciare l'attività dell'Agenzia Europea per tener conto in misura molto superiore delle esigenze dei paesi membri. E quindi, dicevo, i principali interlocutori dell'Agenzia Europea sono la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'UE e i Paesi membri, e quest'ultima componente è quella che verrà più valorizzata nel prossimo decennio. E in generale il nostro approccio concettuale di lavoro è di partire dai dati monitorati soprattutto tramite Copernicus, ma anche in altri modi, sviluppare indicatori o altri tipi di informazioni, su questa base costruire le valutazioni e arrivare alla conoscenza in generale vista come supporto all'azione politica. Quindi non siamo un ente di ricerca, siamo un'agenzia mirata al policy making. Ovviamente in ognuna di queste fasi ci interfacciamo con gli organismi prima citati e a livello di indicatori, che poi anche il mio lavoro, ci interfacciamo soprattutto con Eurostat, ma anche a livello globale con gli obiettivi Sustainable Development Goals dell'UN o con il monitoraggio delle politiche europee come il piano d'azione ambientale. E a livello di valutazione abbiamo tutte le pubblicazioni dell'EA, tutti i rapporti tematici, ma il principale prodotto dell'Agenzia Europea è questa relazione sullo stato dell'ambiente, che esce ogni 5 anni e che verrà appunto presentata a dicembre per il 2020.
Adesso ripercorro velocemente quanto già detto, soltanto per evidenziare le componenti italiane in tutte le istituzioni, in tutti gli organismi di governance. Quindi nel Management Board e nel Consiglio di Amministrazione abbiamo ISPRA come membro e il Ministero Ambiente come alternate. L'ufficio di presidenza del Consiglio di Amministrazione riunisce solo 8 membri, di cui 5 sono vicepresidenti e uno di questi è ancora il direttore Bratti, quindi è l'organismo che dà indicazioni all'intero Consiglio di Amministrazione dell'EA. Poi abbiamo un comitato scientifico che è composto da massimo 20 membri che vengono selezionati sulla base della competenza, quindi la nazionalità è un requisito. Essere italiano è un requisito perché devi essere parte dell'EA, ma non è composto il comitato su base di valutazioni nazionali, non c'è un equilibrio da raggiungere. Infatti attualmente, per esempio, non ci sono italiani in questo comitato. L'anno prossimo ci sarà una nuova call per esperti. I temi su cui, la tipologia di expertise viene decisa dal board, ma poi una volta che la collesce chiunque può partecipare a livello individuale, a titolo individuale, quindi vi incoraggio a tenerlo d'occhio questa call. E poi c'è il direttore esecutivo che viene appunto nominato dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda il personale dell'EA, siamo circa 200 persone, 18 sono italiane, e 14 sono parte dello staff, 4 sono consulenti. E qui c'è un breve riassunto delle tipologie delle nostre competenze. Io mi occupo dello sviluppo e gestione degli indicatori e abbiamo anche 4 esperti nazionali, gli esperti nazionali distaccati, di cui 2 provengono da ISPRA, e non abbiamo come italiani posizioni elevate di coordinamento in termini verticali, quindi paghiamo ancora in qualche modo la non sufficiente incisività dell'Italia finora, però gestiamo, 2 di noi gestiscono progetti di coordinamento orizzontale, quindi in termini di contenuti diamo un grande contributo, in termini di potere in senso stretto c'è ancora molto da fare. Come abbiamo detto, l'agenzia lavora in termini di rete e in questo senso anche diciamo, come è organizzata ora ISPRA con l'agenzia regionale è lo stesso livello, è lo stesso tipo di organizzazione a livello europeo, quindi si opera con reti di esperti. Non ripeto il ruolo del punto focale nazionale che la collega Giuseppina Monacelli, e poi ci sono i centri di riferimento nazionali che sono al momento per l'Italia 22 sono i principali primary contact points. E in totale ci sono 116, così risulta nella directory, 116 incarichi che sono tutti questi colleghi sostanzialmente di ISPRA. E il primary contact point serve quando ci sono tanti esperti di un certo argomento, ma l'EA ha necessità di avere un riferimento e poi questa persona si occupa di veicolare le informazioni o di raccoglierle. Poi l'EA ha altri partner, oltre a questi, cioè lavoriamo in stretto collegamento con altre organizzazioni europee e internazionali, ovviamente prima tra tutte Eurostat e il JRC, il Centro Comune di Ricerca che sta in Italia, ce n'è anche un altro in Spagna ma lavoriamo con quello italiano, e poi l'OCSE e gli organismi ONU. In più c'è anche una rete informale dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, l'EPA Network, dove ancora ci sono altri gruppi di lavoro. È informale ma è molto interessante in termini di contenuto. E, per quanto riguarda i centri tematici europei, quindi questi consorzi di ricercatori, attualmente sono 7. Uno è gestito dai colleghi del CMCC e partecipano altri 2 istituti italiani. E poi ci sono agenzie o organismi italiani che partecipano a un altro, quello sulle acque interne e costiere marine dove ISPRA partecipa, e poi quello sulla green economy e rifiuti dove partecipano altri 2 istituti, l'IRCES e il SINS. Poi esiste all'EA una rete di country desk officers, cioè per ogni paese
membro e cooperante abbiamo un punto di riferimento, io sono il punto di riferimento per l'Italia. L'obiettivo è di creare e sviluppare collegamenti tra l'EA e gli Stati membri, aiutare nella preparazione delle country visit, aiutare quando c'è la presidenza UE di un certo paese, mantenere i contatti ed essere il primo contatto per il National Focal Point. E il principale, come ho mostrato prima, le nostre valutazioni sono costruite per quanto possibile su indicatori che per quanto possibile attingono ai dati nazionali forniti attraverso la rete dei core data flows. Quindi c'è un sottoinsieme di dati che viene selezionato di anno in anno, chiamato appunto core data flows, e sulla base di queste delivery, su questi dati, viene fatta una valutazione da parte dell'EA che è informale, cioè non è un modo di giudicare, ma è un modo di avere un quadro per vedere dove agire per incoraggiare i paesi a una migliore performance. Ora, l'ultimo punteggio italiano è incoraggiante perché è 73% delle deliveries. La valutazione viene fatta sulla base della qualità dei dati e sulla loro puntualità, tempestività nell'invio. Quindi il dato italiano, diciamo, risulta essere in miglioramento, però è sempre piuttosto basso nella classifica dei 39 paesi perché siamo al 30° posto, che non riflette assolutamente il peso dell'Italia e le competenze che ci sono. Quindi qui il ragionamento è da fare. Io sono ottimista nel senso che costruire la rete per fornire i dati è molto costoso e molto impegnativo, ma l'Italia l'ha già fatto. Organizzarli meglio è relativamente meno costoso, quindi relativamente più semplice. Abbiamo visto in Europa altri casi di nazioni che velocemente hanno fatto il salto, proprio perché è solo una questione di organizzazione. Quindi questa è la spiegazione di questo punteggio un po' scarso dell'Italia, cioè i tre flussi di dati che hanno abbassato il punteggio. Il motivo di questo è che o non sono stati forniti o non hanno superato un test di qualità, quindi oppure diciamo sono ottimi ma la consegna viene fatta in ritardo, quindi c'è un ampio margine di miglioramento se ci allineiamo e ragioniamo su quali sono i motivi, e c'è piena di disponibilità da parte dell'Agenzia Europea di fornire ogni tipo di supporto a questo. E nella riflessione che verrà fatta appunto il 19 giugno c'è anche questa una riflessione che è stata fatta all'Agenzia Europea, che forse siamo stati percepiti come un organismo giudicante che dà il punteggio, lo score. Non è assolutamente questa l'intenzione, c'è la pienissima disponibilità ad aiutarvi e questo è il motivo per cui la prossima strategia per i prossimi 10 anni viene costruita insieme agli Stati membri. E nel seminario noi dell'EA nemmeno partecipiamo, cioè è veramente pochissimi di noi partecipano, è veramente la voce degli Stati membri che devono dire come la rete può aiutarli. Quindi adesso siamo nell'ambito di questo programma pluriennale di lavoro, dove già è riconosciuto IONET come strumento straordinario per generare questi flussi di dati, flussi bidirezionali, cioè non è solo il paese che aiuta l'Europa, ma è anche viceversa. Il che, faccio una parentesi personale, professionale, quando lavoravo ad ISPA come National Reference Center, io avevo un enorme vantaggio dal far parte di questo, perché il mio lavoro veniva organizzato, cioè per me era veramente ogni giorno un vantaggio farne parte, e ovviamente era un vantaggio per loro perché io gli davo poi la prospettiva nazionale. Per il futuro, come dicevamo, ci sarà questo seminario dove vedete ho evidenziato il livello nazionale. E veramente vi incoraggio a discuterne prima, in modo che il direttore e l'NFP possano arrivare con gli input dei paesi. È un'opportunità per l'Italia e per tutti gli altri paesi di dire come migliorare, quali sono le esigenze e cosa c'è negli Stati membri che ancora non è stato utilizzato dall'EA in maniera appropriata. E niente, siamo aperti ai vostri input. Grazie Roberta.
Ora mi ero, ho saltato in maniera non giustificabile la presentazione della collega Gabriella Simeone, ma credo alla fine abbia anche più un senso avere utilizzato questa, questa cronologia, perché abbiamo visto il contesto europeo in una presentazione molto chiara. Poi tutto questo materiale poi sarà ovviamente a disposizione di tutti, quindi ripeto, non necessariamente oggi bisogna dire tutto quello che... perché chi non conosce certi meccanismi sicuramente avrà bisogno anche di sedimentare un po' la conoscenza per poter eventualmente fare qualche proposta. Ecco, qui ci sono anche un po' di proposte per quello che riguarda come dovremmo lavorare a livello nazionale. Quindi do la parola a Gabriella per il suo intervento e poi apriamo la discussione. Prego. Grazie direttore, grazie a tutti per aver partecipato a questa giornata. Il mio intervento entra un po' di più nel merito, volevo un po' darvi la misura di come si collabora in Eionet, e questo proprio per facilitare poi un ragionamento insieme su come possiamo migliorare questa partecipazione. Diciamo che, come avete sentito, noi siamo... partecipiamo, Eionet è uno degli strumenti dell'Agenzia Europea per raccogliere le informazioni, e l'infrastruttura su cui si basa Eionet è il ReportNet, che è un'infrastruttura che è operativa dal 2002 e che è un insieme di strumenti e di processi interconnessi che prima era utilizzata solo in ambito EA e oggi invece ospita anche attività di reporting di altri enti, e quindi spesso sono dati che devono arrivare alla Commissione o comunque ad altri soggetti di livello nazionale ed internazionale. È un sistema trasparente e vorrei entrare nel merito anche un po' di questo sistema, perché appunto è diciamo l'altra faccia un po' della medaglia, cioè l'altro aspetto, là dove l'agenzia è anche il punto di raccolta di quelli che sono i dati che vengono, che sono richiesti da normative, per esempio, e che chiaramente danno anche un po' un'idea di come il Paese ha implementato una normativa e di qual è lo stato di attuazione di quella normativa, per cui anche qui è molto importante la nostra capacità di risposta, non soltanto in termini di performance ma proprio anche in termini di conoscenza. La partecipazione avviene attraverso i National Reference Center, che sono appunto al momento espressi tutti da ISPRA. I temi, dopo questa light review che c'è stata nel 2018, light review da intendere proprio in questo senso, erano i National Reference Center hanno come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione del piano di attività dell'agenzia. Questo vuol dire che chiaramente a volte ci bisogna ritornarci sopra nella definizione delle di quale tipologia di NRC è più adatta per risolvere la tematica che si va a affrontare, cioè la strategia che si è scelta, il piano che si deve fare. L'anno scorso c'è stata questa light review proprio perché al momento si era è diventato importante lavorare di più su temi come l'agricoltura e le foreste, che diciamo nel tempo invece erano stati un po' inseriti insieme, ma di questo adesso vediamo poi. Gli NRC hanno questo punto di contatto principale che serve proprio per come primo in contatto da parte dell'agenzia per assicurare che l'informazione passi, e che ha quindi un po' il compito di poi di radunare e di raccogliere le esperienze nel paese e di arricchire le risposte con l'esperienza territoriale. Allora, contribuire, si contribuisce in tanti modi, si contribuisce con dati e informazioni per definire i report, per definire per definire degli indicatori. L'agenzia organizza ogni anno delle riunioni tematiche in cui vengono discusse i piani di attività dell'anno e che offrono ai paesi spesso la possibilità di portare le proprie competenze, quindi questo è un momento proprio un think tank dove i paesi possono confrontarsi con l'agenzia
con l'agenzia. Da questo poi spesso nascono anche idee di, non so, per esempio qui c'è un esempio in cui noi abbiamo dato, come questo è un esempio che nell'NRC dello stato dell'ambiente, in cui c'è stata una raccolta di quelle che sono alcuni casi studio, buone pratiche di livello nazionale, proprio per arricchire e per confrontarsi sulle diverse esperienze. E quindi si collabora nell'implementazione delle normative, nel monitoraggio dei goal dell'SDGs e nelle altre, insomma, in generale nelle cose. Ora, questo è il lavoro che stiamo per esempio facendo quest'anno. Quest'anno abbiamo lavorato abbastanza, insomma, in maniera piuttosto fruttuosa, secondo me, sulla SOER 2020, che è la relazione che l'agenzia produce ogni 5 anni e che è una di tipo un po' più complessivo, cioè ogni anno c'è uno stato dell'ambiente e poi c'è quello, diciamo, di tipo quinquennale che vede un po' proprio anche i cambiamenti nel corso di questo quinquennio, gli sviluppi, e quindi è un momento un po' di valutazione complessiva. Qui abbiamo partecipato alla revisione, abbiamo dato più di 100 commenti, l'altro più di 100 commenti, e stiamo continuando a seguire questo processo che, appunto, come avete sentito dalle presentazioni precedenti, si concluderà a dicembre con la presentazione del report. Come ho voluto mettere qui, appunto, il discorso dell'agricoltura in parte, che era appunto uscito dalla questo nuovo tema, che insomma nuovo no, ma insomma questo tema che è stato, a cui è stato dedicato un intero NRC con la Light Review, questo proprio perché c'è stata l'esigenza da parte dell'agenzia di affrontare nuovamente il tema di sviluppare degli indicatori su questa parte, di raccogliere informazioni più puntuali, e quindi stiamo lavorando molto su questo, perché la raccolta di dati e di informazioni non è mai una cosa semplice. La nostra collega è molto attiva, ha contattato gli enti che in Italia sono proprietari di queste informazioni, e stiamo cercando, appunto, anche qui di sviluppare delle sinergie con soggetti che non sono, diciamo, proprio del tema strettamente ambientale, ma molto prossimi, quindi in questo caso sono la GEA, con cui stiamo cercando di avere delle informazioni proprio per dare una migliore contribuzione a questo nuovo impulso, a questo nuovo sviluppo di questa tematica. Abbiamo anche lavorato sul rapporto More for Less, questo era un esercizio che avevamo iniziato nel 2017 con il Ministero, e quest'anno ci sono stati chiesti degli aggiornamenti. E poi c'è questo altro grosso lavoro che stiamo facendo con l'NRC SOE, che l'NRC SOE sta portando, la comunità dell'NRC SOE sta portando avanti, che sono, appunto, proprio stanno lavorando molto su un discorso di come sviluppare l'aspetto di co-creation, di conoscenza, di condivisione. Quindi, diciamo, sono tutte attività che stanno in corso, e mi dispiace di aver citato solo queste, perché chiaramente tutti i temi hanno un'attività. Queste sono, diciamo, le ultime che sono venute. Tra l'altro, in questo momento sono in corso, tra maggio e giugno, cioè anche, ci sono molti di questi incontri tematici, si stanno svolgendo proprio in questo periodo. Quindi non voglio togliere niente a nessuno dei temi, ma volevo soltanto portare l'evidenza su quello che in questo momento è già un po' consolidato come lavoro di quest'anno, ma tutti stanno lavorando alacremente. Dunque, l'altro aspetto che, appunto, su cui volevo portare la vostra attenzione era questo qui del processo di reporting. Come abbiamo detto all'inizio, l'agenzia ha creato questa infrastruttura ReportNet, che sono un insieme di moduli che rispondono sostanzialmente a queste domande, cioè qual è l'oggetto, quando è dovuto, qual è l'oggetto, chiaramente il tipo di normativa, quando è dovuto, se ci sono delle scadenze di reporting, chi è l'ente a cui vengono forniti questi dati, chi sono i reporter, e questo è molto importante, anche se sembra una cosa abbastanza ovvia, le specifiche, e questi sono aspetti tecnici, ma che spesso hanno un grosso peso poi sulla qualità
del dato e sulla capacità di utilizzare questi dati a livello europeo, cioè quali sono le specifiche, ovvero i formati con cui questi dati debbono essere dati e quali sono i processi poi di QAQC a cui l'agenzia deve, cioè funzionalmente al tipo di flusso di dati, quali sono i processi di QAQC che possono essere messi in atto per assicurarsi la qualità di quel flusso, la rispondenza quindi da quel flusso alle specifiche che uno aveva inizialmente dato. E questo reportnet, quello che per esempio diceva, attraverso reportnet quindi vengono dati questi flussi di dati e in particolare, come diceva la collega, il monitoraggio viene fatto su un set di dati che viene deciso di anno in anno, e questo chiaramente perché le normative hanno scadenze diverse, cioè, se ci sono normative che hanno scadenze a più anni e quindi non possono far sempre parte del processo di monitoraggio. E questo è, come diceva la collega, la tabella su cui vengono portati, e qui io volevo soltanto così brevemente quello che lei ha fatto vedere nella variazione negli anni, questa la faccio vedere per il 2018 per darvi un po' un'idea di quanto siamo un po' in giù, siamo al 30° posto, cosa vuol dire stare al 30° posto, e qui siamo al 73%. E concludo questa cosa dicendo che appunto questi sono i flussi di dati prioritari su cui ci stiamo esercitando, che sono dovuti per il 2019. Mi dispiace che forse non è molto chiara questa diapositiva, ma insomma in ogni caso sono tutte informazioni che sono sia rintracciabili sul sito di Eionet, che poi potete in ogni caso chiedere a noi. E comunque i soggetti che fanno i reporter di questi dati sono soggetti che sono, diciamo, con cui noi abbiamo un costante rapporto, e sono anche quelli che oggi presenteranno alcuni dei flussi di dati che andiamo a dare, proprio perché vogliamo portare un po' l'attenzione su questo aspetto che è meno, diciamo, partecipativo in senso di comunità, ma altrettanto importante per dare un'idea di come il Paese poi risponde. Allora, l'evoluzione di reportnet. Questo reportnet è un sistema che, appunto, come dicevo, è nato nel 2000, chiaramente segue l'evoluzione, è anche oggetto, come avete visto, di discussione oggi, nel senso di come si può migliorare per accogliere appunto le nuove sfide che le tecnologie, come vediamo già noi da semplici cittadini, ci pongono tutti i giorni. Immaginiamoci a livello di grossi flussi di dati, di appunto dati che vengono dalla citizen science, la capacità di leggerli, tant'è vero che già ancora mentre si stava sviluppando reportnet 2.0 è cominciato il lavoro di progettazione del reportnet 3.0. Quali sono le caratteristiche di questo nuovo reportnet a cui dovremo in qualche maniera anche aggiornarci, ed è proprio quello di puntare sul discorso della collaborazione e dello sharing, quindi processi automatizzati, la gestione dei dati non sarà appunto come vedete file based, ma sarà guidato dai dati, quindi la capacità di andare a prendere direttamente i dati e i servizi, sarà un sistema che renderà possibile lavorare sulle dimensioni di scala, e ci sono chiaramente per arrivare a questo ci sono un po' delle cose, insomma, queste sono le caratteristiche, insomma, che noi vorremmo, l'agenzia sta puntando. Chiaramente i dati dovranno essere Inspire compliant, quindi la capacità di evitare proprio l'invio di dati intesi come envelope, ma di fare appunto un reporting di tipo diretto. Questo potrebbe agevolare il reporting in real time, permettere la realizzazione di dashboard per la lettura immediata dei dati, dashboard che possono essere così personalizzabili, e quindi sviluppare più facilmente strumenti per la disseminazione e per la disseminazione e la divulgazione che sia più ampia possibile. Quindi puntare ad un grosso coinvolgimento di tutta la catena, dagli stakeholder fino ai cittadini. Allora, come ci stiamo muovendo noi, come Eionet, come rete di soggetti? Come sapete anche noi, come ISPRA, siamo diventati adesso SNPA, non siamo più solo un soggetto unico, parliamo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e quindi da qui l'idea di coinvolgere meglio
la parte, diciamo, territoriale in maniera un po' più strutturata, perché ovviamente i rapporti ci sono già, già sono in essere. Abbiamo, per questo la nostra proposta è quella di realizzare una rete di soggetti che sia in collegamento con i nostri National Reference Center per uno scambio di conoscenze e di informazioni che possano arricchire la nostra rappresentanza. E questo, al momento noi abbiamo fatto una call, abbiamo avuto più di 81 esperti distribuiti sulle 24 tematiche degli NRC, qui parlo di 24 tematiche perché utilizzo la lista degli NRC che è uscita dalla Light Review del 2018, che vede i due NRC della biodiversità insieme e appunto foreste e agricolture separate, e questa è la distribuzione geografica, in alto vedete di come le agenzie hanno risposto. L'idea è proprio quella di realizzare per ciascun tema un pool di esperti che possa dialogare adesso inizialmente con i nostri NRC per appunto migliorare gli aspetti tematici di conoscenza e quindi avere questo in maniera un po' più strutturata questo passaggio di informazioni con l'agenzia, dall'agenzia e verso il territorio. E dall'altra poi c'è in prospettiva anche come appunto punti di riferimento per altre attività di tipo europee che che ci sono già in corso, ma che chiaramente necessiteranno anche quelle di essere poi messe in qualche maniera in modo un po' più strutturato. E quindi questo è un po' come noi intendiamo organizzarci. Vi ringrazio per l'attenzione e... posso lasciare. Sì, Slide. Va bene, grazie. Allora io adesso, prima di andare nella seconda parte dei contributori di Ionet, chiederei ai colleghi in sala se c'è qualche domanda, qualche intervento, qualche curiosità, qualche commento, perché così insomma cerchiamo di raccogliere un po' di feedback di ritorno per poi riorganizzarci bene, soprattutto riferendo anche a quest'ultima. Prego, Anna Maria Colacci, buongiorno. Io ho due commenti. Uno è un'informazione generale. Si sente o dai, vieni qua? Scusa. Penso di poter alzare la voce ancora un pochino. Una era di natura generale, perché io non riesco a vedere le diapositive da dove sono, perché ci batte la luce. Quindi, come giustamente è stato detto più volte, aspettiamo qualche giorno per meditare su quello che ci state dicendo. L'altra cosa che riguarda invece questa ultima, che mi riguarda proprio Maria Gabriella, è prima del 29, allora guarda, l'idea è che io ho portato questa proposta, la mia proposta, l'idea che noi abbiamo è quella che a valle di questa riunione se passa questa idea di fare questa rete vorremmo organizzare dei webinar tematici in modo da che sia con questo layout una presentazione da parte mia o della mia collega che collabora con me sugli NRC o di Giuseppina, anche se è molto impegnata, che dà un po' le indicazioni più puntuali su Ionet, su come si partecipa, su cosa, insomma, sulla parte e l'altra tematica. La calendarizzazione di questi eventi sono 24, quindi cercheremo di farli in maniera serrata, partendo però vorremmo anche un po' seguire quello che è il calendario degli eventi che, come vi dicevo, ogni anno organizza Ionet, gli eventi tematici. In questo mese se ne stanno svolgendo parecchi. Siamo partiti con il suolo a gennaio, c'è stato poi il SOER a marzo, adesso ci sono altri, ce ne sono stati altri a maggio, comunque
Diciamo che ora non so se si farà tutto in tempo entro giugno, però sicuramente entro l'estate, dunque dopo l'estate ci saranno ancora 3-4 incontri tematici in agenzia europea, quindi vorrei arrivare sicuramente entro l'estate a aver coperto tutti questi, a meno di quelli che dopo l'estate avranno il meeting, se ci si riesce, includendo anche questi 5-6. Questa era la mia modalità, cioè la modalità che propongo per partecipare. Dopodiché, scusa se concludo, questa prassi, questa pratica la vorrei riportare nel tempo, cioè nel senso poi da lì fare comunque almeno un altro webinar o in occasione di richieste particolari da parte dell'agenzia o comunque per aggiornamenti e poi ripercorrere un po' il calendario dell'agenzia con dei webinar interni, cioè interni intendo all'SNPA. La mia presentazione è che comunque è un divenire, cioè quindi in ogni cioè non è che c'è, chiaramente ci sono delle attività che già sono in corso, l'Agenzia Europea funziona come Elionet, è una struttura che va avanti ormai da moltissimi anni, da più di 20 anni, quindi insomma, però c'è sempre modo poi di inserirsi e di iniziare e di arricchire, insomma. Posso aggiungere qualcosa? In questo senso, come ho mostrato, siamo in una fase di mega transizione, nel senso che è una transizione che occupa tutta questa programmazione triennale. Quindi noi avremo la revisione del mandato degli ETC, la revisione del mandato di tutti gli NRC e quindi noi possiamo già cominciare a ragionare sulla base degli attuali mandati per proporre le modifiche, le integrazioni possibili seguendo lo sviluppo delle politiche sia comunitarie ma anche appunto le esigenze nazionali. Quindi diciamo appunto ci sembrava un po' opportuno il momento proprio perché siamo in una fase di transizione molto ampia a livello di Agenzia Europea dell'Ambiente e quindi ci viene proprio come opportunità di inserimento di SNPA in questo contesto. Alcuni vi conosco, altri presentatevi. Brevissima, sono Angela Ferruzza dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica e sono la referente per l'Istat dei Sustainable Development Goals, degli indicatori per di sviluppo sostenibile e io in realtà sono qui per ringraziarvi e ringraziare i colleghi dell'ISPRA e l'ISPRA per tutte le attività che svolge e che svolgiamo in sinergia, grazie ai quali diciamo, esistono una buona parte degli indicatori che sono contenuti nel dataset di informazione. L'Istat diffonde questi dati, Istat Sistan diffondono questi dati due volte l'anno e abbiamo diffuso il report da poco, ad aprile, ma tutta questa attività esiste grazie anche alle attività che svolgiamo in sinergia da 3 anni con i colleghi di ISPRA, quindi quanto svolgete qui è assolutamente importante per continuare a portare avanti questo lavoro, sia in sede nazionale, ovviamente inserita in un contesto con il Ministero dell'Ambiente e poi tutte le attività che si stanno svolgendo nel tavolo tecnico che c'è stato finora tra Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ISTAT, MEF e Ministero degli Affari Esteri e Presidenza del Consiglio, e questa è un'attività importante anche per questioni sia a livello internazionale, perché poi è chiaro che le questioni sinergiche che riusciamo a svolgere e a portare avanti
con voi, ovviamente anche col GSE, con l'Istituto Superiore di Sanità, insomma con tutti gli enti coinvolti in queste attività, poi vengono riportate a livello internazionale ai tavoli UN, UNIEG per gli indicatori, anche ai tavoli a Working Party Eurostat, del quale anche ISPRA viene frequentemente, nonché con Roberta ci siamo visti abbastanza da poco, per esempio al tavolo UN del Framework Development Environment Statistics, nel quale ha comunque il suo ruolo questo. Quindi il mio è intanto un grazie. No, di tutto. Grazie a voi. Sì. Prego. Volevo, mi permetto di dare una proposta in cui voi potete riflettere a livello nazionale. Per esempio, quello che in Italia è considerato normalmente logico, cioè la collaborazione che c'è tra l'ufficio statistico dell'ISPRA e l'ufficio ambientale dell'ISTAT, non è così logico e così scontato in altre realtà. Quindi, per esempio, questa potrebbe essere, io avendo occhi italiani, vedo che nella lista degli NRC non c'è niente su statistiche ambientali. Indirettamente c'è cioè, tramite lo stato ambiente, cioè loro quando collaborano sullo stato ambiente infatti danno sempre contributi ottimi, perché? Perché dietro c'è tutto il lavoro dell'annuario ISPRA e tutti gli indicatori fatti con loro. Quindi nei diversi tavoli io incontro o l'ISTAT o l'ISPRA o entrambi, ma non è altrettanto scontato altrove. Quindi questa potrebbe essere per esempio, e io sempre cito in questo caso, questa è una best practice, un esempio in cui l'Italia eccelle, perché per noi è normale che sia così, è normale presentare gli indicatori a Montecitorio e avere i politici che ne discutono, e magari alle ali gli indicatori invece sono sì qualcosa che serve, ma non c'è questo coinvolgimento dei paesi con questo tipo di collaborazione. Qualcun altro? Insomma, non vi sfugge che in realtà chi già ci lavora questi meccanismi li conosce, chi non ci lavora ci deve entrare, per cui è molto importante che a livello delle agenzie, almeno delle agenzie, poi non sono gli unici interlocutori, perché adesso fortunatamente con Istat si è costruito nel tempo un rapporto che oggi è fruttuoso, e ringrazio la collega di Istat anche per le sue parole, però abbiamo necessità, adesso noi abbiamo come ISPRA, e tra l'altro anche lì coinvolgendo il sistema, aperto un ragionamento con l'Istituto Superiore di Sanità, che poi sentiremo su, credo, no, il Ministero della Salute parlerà qualcuno sul tema della balneazione, però abbiamo aperto con, almeno con l'Istituto Superiore di Sanità, un accordo. Col CMCC abbiamo chiuso un accordo, o stiamo chiudendo in questi giorni un accordo di programma su un certo tipo di attività, e quindi insomma noi ovviamente più allarghiamo la platea di collaborazioni, più per noi è utile anche per migliorare quel numero e per dare i dati sempre di più in maniera corretta, sia dal punto di vista tempistico che dal punto di vista della qualità. Poi lì ho visto ci sono anche questioni che riguardano alcune problematiche che abbiamo come paese, perché il tema della quantità, acqua quantità, è un tema che stiamo cercando di affrontare col Ministero, perché non vi sfugge nel momento in cui si è decentralizzato, diciamo così, il sistema idrografico, questo dato si è un po' perso, perché ci sono alcune regioni che continuano a lavorare, hanno reti di monitoraggio, alcune no, sono intervenute nel frattempo le autorità di distretto, che dovrebbero farsi carico in buona parte di queste situazioni, ci stiamo lavorando, però questo per esempio, cioè, il fatto che non venga mandato questo dato in Europa, questo ci può stare, cioè ci può stare nel senso che facciamo fatica anche a costruirlo in questa fase. Molto diverso invece su altre situazioni che invece sono solo dovute da un punto di vista di una organizzazione non corretta, che invece basterebbe insomma metterla in linea per riuscire insomma, e gli enti che rispondessero nei tempi adeguati per poter migliorare le nostre performance. Però ecco, ripeto, è necessario, almeno con le agenzie, perché
adesso chi c'è, non so quanti colleghi ci sono delle agenzie, però che ci sia una loro presenza, come posso dire, proattiva. Va bene negli NRC, ma adesso c'è questa proposta che ha fatto Gabriella, però anche su altre questioni siamo assolutamente aperti, perché ripeto, i contributi che possono dare alcune agenzie valgono quelli di un paese della UE, non vi sfugge, insomma, e quindi è utile avere questo tipo di contributi. È chiaro che dobbiamo stare nel quello che è il core business della, qui stiamo parlando del core business dell'agenzia, che è fondamentalmente la costruzione e la produzione di dati ambientali, cioè non è che su altre questioni poi ci faremo dei ragionamenti in altre sedi, ma adesso concentriamoci su queste situazioni, cioè su come avere come cercare di migliorare sempre di più la produzione, la comunicazione dei dati, la costruzione di indicatori e questo è un altro lavoro da fare che ricordava prima Roberta Pignatelli. Alla fine poi tutto il nostro lavoro, oltre ad avere come riferimento i cittadini per dare un'indicazione, per restituire uno stato di conoscenza dell'ambiente, dovrebbe anche essere utile agli stakeholder decisori politici per prendere le decisioni adeguate. Sempre di più io credo dovremmo ragionare, questo è un ragionamento che adesso abbiamo cominciato a fare anche per la... delle cose che non dovevo dire. Dicevo, stavamo ragionando anche sulla... infatti con il Ministero dell'Ambiente stiamo ragionando su fare il rapporto Stato per l'Ambiente, perché è evidente che c'è anche la necessità a un certo punto, anche per non crearci noi, io credo, troppe frustrazioni, una volta che si raccolgono dati, cercare anche di capire se questi dati sono in miglioramento, se le politiche che vengono realizzate sono efficaci o meno. Poi non spetta a noi prendere le decisioni del caso, ma spetta a noi consegnare al decisore anche gli andamenti per dire, vabbè, in questi 20 anni sono state fatte tutte queste belle leggi, ma quando andiamo a vedere gli indicatori magari non è cambiato nulla. E allora vuol dire che un tema qualcuno bisognerà porselo. Quindi il nostro poi lavoro serve fondamentalmente a fare questo. Quindi noi abbiamo fatto questa esperienza e continueremo a farla, di presentare, di cercare di coinvolgere il più possibile i decisori politici nel momento in cui si arriva a produrre questi dati. Stiamo ragionando adesso con le agenzie, su proposta delle stesse agenzie, poi Concetta lo sa, per vedere di identificare alcuni indicatori che possano essere prodotti in tempo reale o il più possibile, diciamo, in tempo reale. Abbiamo fatto questa sperimentazione sulle emissioni di CO2 che le pubblichiamo subito dopo, quando Istat pubblica il dato sul PIL, immediatamente dopo noi pubblichiamo l'andamento della CO2. È un dato semplice, facile da capire e credo anche utile. Ecco, questo è un po' un pezzo di lavoro che dovremmo anche fare e credo che anche sul tavolo europeo potremmo... insomma, l'agenzia europea è un po' distante dai cittadini europei, diciamola così. Adesso io, nella mia esperienza che ho fatto in questi mesi, quello che ho notato è che c'è una grande distanza tra quella che è l'istituzione europea, questo vale in generale per tutte le istituzioni europee, ed è uno dei dibattiti anche della politica attuale, però anche questi organismi, insomma, sono visti un po' anche dagli addetti ai lavori, cioè a volte si fa fatica a comprendere che cosa sta succedendo. E quindi io credo che un tipo di lavoro che si debba fare con le agenzie che sono sul territorio è un po' di provare a consolidare, a far capire che c'è un link forte e anche molto importante, è in un'attività dove noi possiamo dare un contributo e anche in un qualche modo forse anche condizionarne le attività, se abbiamo delle proposte serie da portare sul tappeto. Insomma, questo era un po' l'obiettivo. Vabbè, se non c'è nessun altro, chiedo scusa, ho fatto già delle considerazioni, così dopo sto zitto e continuerei allora nel nostro lavoro e abbiamo recuperato un po' di tempo e quindi io qui ho Giuseppe Gandolfo,
che è appunto il reporter dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è di ISPRA, che è il sistema per la gestione del flusso dati sulla qualità dell'aria. Ecco, questo è proprio uno di quei dati, un set di dati che pensiamo di poter, insomma, nel tempo cercare di avere in tempi un po' più rapidi e su cui si è lavorato anche molto. Eccolo, eccolo. Allora, buongiorno a tutti, mi dispiace disturbare a qualcuno il momento del caffè, che io reputo uno dei più importanti, diciamo, però se avete la pazienza potete anche ascoltare la mia voce sotto e vi spiego qualcosa. Sì, sì, sì. Sì, sì. Però, pure il caffè anche mangiate, però per allora, favore... Parlerò a voce più alta così... Siamo sicuri che mi sentite. Allora, io sono Giuseppe Gandolfo e lavoro nell'area di monitoraggio della qualità dell'aria e di climatologia operativa dell'ISPRA. Tra le attività di cui mi occupo in particolare c'è quella del reporting dei dati di qualità dell'aria. Verranno effettuati rapporti tematici o sia interni di ISPRA che esterni e verranno criticamente osservati dal personale che avete visto, dalle persone che avete visto. L'attività ci implica una partecipazione costante agli workshop dell'EIONET che sono fatti appunto sul tema della valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e ai temi tecnici per il reporting delle informazioni, come vedete qui, questo EPR Tech Meeting, che rappresentano dei tavoli tecnici di lavoro a Copenaghen per la implementazione di un sistema di reporting informatico, tavoli permanenti. Infine abbiamo le analisi dei tool che vengono sviluppati dall'agenzia o da chi per l'agenzia si occupa della questione e abbiamo contributi alla normativa, come addetti ai lavori, è logico aspettarsi, insomma. E tanto è vero che l'anno scorso c'è stata la fitness check della direttiva sulla qualità dell'aria per verificarne la consistenza in termini di adeguatezza alla situazione contingente, diciamo, di status della qualità dell'aria e quello che gli stati possono effettivamente
fare o meno per raggiungere gli obiettivi ambientali. Bene, questa breve carrellata per portarvi, diciamo, alla parte dell'e-reporting vero e proprio, che ha un quadro di riferimento normativo adesso abbastanza snello e lineare. Prima aveva qualche direttiva in più e qualche decisione in più. Abbiamo avuto una fase di accorpamento, di omogenizzazione delle normative, quindi riusciamo a dare anche una view abbastanza leggera. In particolare le direttive 50 del 2008 e 107 del 2004 sono relative ai temi della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente, alla messa in atto dei piani di risanamento o mantenimento della qualità dell'aria e all'istituzione del flusso dei dati in near real time, che era una novità, diciamo, rispetto al passato. Parallelamente alle direttive sono stati messi sul tavolo tutti i dettami che servivano tecnicamente a implementare il reporting delle informazioni della qualità dell'aria, e quindi su questi dettami è stata fatta una decisione, la 850 del 2011, che raccoglie le modalità, i tempi e i formati per cui è previsto siano trasmesse queste informazioni dai livelli nazionali a livello europeo. Sottolineo che queste normative hanno avuto anche come base ispiratrice la direttiva Inspire, un gioco quasi di parole voluto, che ha permesso di dare un'impostazione diciamo della gestione delle informazioni verso un sistema di informazioni ambientali diffuso, che è appunto la logica dell'Inspire, quindi l'accesso alle informazioni e non più la concentrazione delle informazioni in un unico punto, diciamo di un nodo di una qualsiasi rete. Parallelamente la normativa italiana ha recepito con il decreto 155 nel 2010 le due direttive, ed è in fase di stesura e di discussione il decreto per l'attuazione appunto della decisione 850-2011, quindi per avere anche in Italia dei riferimenti concreti per il reporting e quindi per standardizzare i formati e le modalità di trasmissione. Vi faccio vedere questa slide che è un po' nella sua complessità un po' semplice, racchiude un po' tutti quelli che sono gli obblighi nei confronti dell'Europa che abbiamo noi come Stato italiano per la qualità dell'aria. L'ha intitolata così perché il reporting della qualità dell'aria è un reporting che impiega ormai in maniera costante durante tutto l'anno tutte le persone che sono coinvolte o gran parte di esse. In funzione delle scadenze evidentemente esistono dei picchi di intensità di attività, ma l'impegno di fornitura di informazioni è un impegno che praticamente ci grava per tutto l'anno, da gennaio a dicembre. In particolare, se guardiamo un attimo questo schema, possiamo fissare quali sono le scadenze principali e quindi quali sono gli obblighi principali che lo Stato deve adempiere in questo senso. In particolare, se vedete le strisce verdi, credo siano abbastanza evidenti, dal 30 settembre, è richiesto che lo Stato mandi una serie di informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria ambiente e che sono divise in layer di informazioni, in strati di informazione logici che poggiano l'uno sull'altro per arrivare, diciamo, a una complessiva valutazione finale sintetica che permetta di evidenziare il confronto con i valori limite, con gli obiettivi ambientali e quindi il rispetto della normativa da parte dello Stato membro stesso. E quindi in particolare distinguiamo i dataset delle zone in cui è diviso il territorio per ogni inquinante che viene monitorato, i regimi di valutazione che sono necessari per quella determinata zona,
per garantire un livello sufficiente di osservazione del fenomeno, e quindi avrò, a seconda della criticità del fenomeno, livelli di osservazione più accurati, e man mano che mi allontano da un rischio superamento potrò avvalermi di tecniche di osservazione come la modellistica, ad esempio, meno raffinate, ma che mi consentono comunque di dare dei dati cautelativi e che garantiscano comunque la salute dei cittadini. Abbiamo quindi l'esplicitazione di questi metodi, quindi verrà molto semplicemente dato uno strato informativo in cui sono presenti tutti i punti di campionamento nazionali, tutte le zone in cui viene utilizzato il modello per valutare la qualità dell'aria, e sopra questi tre, diciamo, layer di metadati possiamo andare a mettere i dati veri e propri per la valutazione annuale dell'anno precedente. Come vedete, queste frecce guardano verso il passato, quindi al 30 settembre è atteso, diciamo, l'invio dei dati consolidati dell'anno precedente. Quindi tutte queste serie di dati, sia misurate che eventualmente modellate, nel caso sia possibile utilizzare la modellizzazione numerica, vengono inviate, e su queste viene effettuata la valutazione sintetica, che è rappresentata nel dataset G semplicemente dal confronto delle risultanti delle serie storiche annuali nei confronti con i valori limite, quindi determinano le situazioni di superamento o meno degli obiettivi ambientali predisposti. Abbiamo un'altra scadenza importante, che è quella che vedete un po' più in alto, che sono le frecce viola, che anche esse guardano indietro. Al 30 dicembre abbiamo la necessità di inviare i piani e i programmi di risanamento relativi alle situazioni verificatesi nei due anni precedenti, e questo è un altro pacchetto fondamentale, appunto, per la compliance degli obiettivi e nei rapporti soprattutto per la Commissione, per permettere di far rientrare quelle condizioni di criticità presenti. In basso invece potete vedere una linea continua che rappresenta il flusso di dati in real time, che è ovviamente parte da gennaio e finisce a dicembre, quindi, diciamo, senza soluzione di continuità. Adesso fornisce informazioni sullo stato, diciamo, con qualche ora di ritardo, di tutte le centraline che sono online. Questo, diciamo, come quadro generale nei confronti dell'Europa, in cui noi dobbiamo innestare, diciamo, i nostri rapporti con le regioni e i fornitori di dati, e che ci consente di lavorare i dati stessi in maniera agevole, ma e permette alle regioni stesse di avere verso di noi un rapporto abbastanza snello ed efficace. Allora, segnaliamo intanto che, relativamente al flusso di dati in tempo reale, l'E2A, che veniva prima segnalato come una criticità anche nella presentazione del flusso dei dati, noi abbiamo iniziato la fornitura attiva dei dati da marzo del 2018, quindi da marzo del 2018 le prime regioni italiane hanno iniziato a fornire dati in agenzia, che sono stati poi pubblicati sui vari portali dell'agenzia stessa. Non mi risultano criticità in merito ai contenuti, quindi immagino che la segnalazione fosse solamente per una mancata copertura completa del territorio, e quindi forse qualche regione che mancava ci ha dato qualche difficoltà nel prendere un buon punteggio, ma, diciamo, al di là di questo la situazione sta evolvendo positivamente e abbiamo raggiunto la copertura quasi completa del mosaico italiano. Mancherebbero tre fornitori di dati, noi ci auguriamo che riescano quanto prima a completare il percorso tecnologico che li porti ad avere una fornitura di un semplice file XML verso ISPRA, che ci consenta di completare, appunto, lo schema. Come noi siamo soggetti all'invio di questi pacchetti di layer, allora abbiamo anche noi nei confronti delle regioni istituito delle scadenze, e quindi per la parte, diciamo, esclusiva dei metadati viene data la scadenza del 30 maggio,
scaduto appunto da poco il termine per l'invio, in cui le regioni ci mandano i relativi dati sulle zonizzazioni, sui regimi di valutazioni, sulle strumentazioni utilizzate per la misura o i metodi utilizzati per la modellizzazione. Abbiamo poi diviso la scadenza per i dati nella fase successiva per dar tempo appunto sia a operazioni di eventuali feedback con le regioni, sia per non gravare eccessivamente con una mole di dati eccessiva le regioni stesse, e abbiamo fissato al 30 giugno la scadenza per i dati del 2018, quindi abbiamo i dati definitivi del monitoraggio e delle modellizzazioni. Questi ci permettono, essendo dati definitivi e consolidati a valore legale, di verificare il raggiungimento o meno dei valori ambientali che vengono dichiarati esplicitamente nel dataset G. E quindi qui abbiamo l'ultima scadenza che viene poi per le regioni. Bene, dopo questa carrellata qui vi faccio vedere le ultime fasi che stavamo completando insomma per il lavoro. Questa è la piattaforma di controllo dell'ISPRA sulle attività delle regioni ed è divisa per i vari dataset. Abbiamo in alto a sinistra, in senso orario, appunto, abbiamo dataset B e il dataset C. Poi in basso sulla destra invece vedete una schermata che riporta il flusso dei dati in real time, quindi per ogni ora potete vedere che esiste una casella per ogni ora, quindi ad indicare la frequenza di invio con cui le regioni ci mandano i dati e noi li inviamo una volta impacchettati in Europa. Questo è una slide per farvi apprezzare qualche differenza rispetto alle logiche che risiedono tra i dati definitivi e i dati provvisori, e quindi diciamo, mentre per i dati definitivi si hanno più step logici e si hanno fasi di consolidamento e di verifica importanti che diciamo sono parte core del processo, per la parte dei dati provvisori, quindi per i data flow dei real time, abbiamo un sistema più snello basato su un accesso da parte di chi usufruirà del dato, che va a prendersi il dato in un web service locale e che quindi poi lo prende previa diciamo una piccola verifica preliminare dei suoi contenuti. Questo quindi brevemente per illustrarvi i passaggi a cui sono soggette le informazioni. Ecco, per risvegliarvi un po', magari vediamo cosa c'è dentro i dataset, così possiamo apprezzare un po' l'utilità anche di tutta la complessità informativa che c'è dietro il sistema. Io ho scelto alcuni inquinanti che sono caratteristici delle situazioni ormai che conosciamo, e quindi io volevo illustrare le zone in cui è diviso il territorio per i diversi inquinanti. In un caso ho scelto, vedete a sinistra, il PM10 e il biossido di azoto, una zonizzazione che in questi casi coincide, una zonizzazione per l'ozono molto diversa rispetto a quella del PM10 per il biossido di azoto, e una per il benzoapirene, che è un inquinante che potrebbe presentare alcune criticità sia nella fase attuale ma anche, come dire, come sorvegliato. La differenza diciamo tra le zonizzazioni è essenzialmente dovuta sia alla presenza di fonti primarie di emissioni, ma anche al fatto che nel caso dell'ozono, che è un inquinante prettamente secondario, non esistendo fonti primarie, la zonizzazione ha delle logiche totalmente diverse, quindi emerge la necessità di fare delle zonizzazioni diverse del territorio per inquinanti diversi. In alcuni casi per lo stesso inquinante emergono zonizzazioni diverse, avendo questi inquinanti più valori limite e avendo delle situazioni critiche per un valore limite e non per un altro. Però diciamo, cercando di semplificare abbastanza, ecco, questi sono degli esempi di come il territorio viene suddiviso, e vedete che è una situazione abbastanza complessa nella sua frammentazione. In queste zone vengono innestati, perdonate il termine, i metodi di osservazione che sono necessari per valutare il fenomeno che si sta svolgendo. I metodi di osservazione, che sono poi
riassumibili nel caso della qualità dell'aria nel monitoraggio oppure nell'applicazione della modellistica numerica oppure nell'applicazione di stime obiettive o stime esperte, sono determinati, diciamo, il loro utilizzo è determinato dal livello di criticità che in quella zona, in quell'area, tale inquinante ha portato. E quindi per diversi inquinanti abbiamo livelli di criticità diversi e quindi livelli di osservazione richiesti diversi. In particolare possiamo apprezzare a sinistra il PM10, che ha una situazione più o meno uniforme di richiesta di monitoraggio per valutare situazioni potenzialmente rischiose. Abbiamo una situazione un po' meno critica per il biossido di azoto, in cui è più quasi evidente la dislocazione vicino a grandi centri o comunque in situazioni fortemente urbanizzate. Abbiamo una situazione che invece è, come dire, uniforme per l'ozono e quindi quasi prescinde da qualsiasi idonizzazione gli si voglia imporre. E, come dicevo, una situazione per il benzapirene che potrebbe essere in prospettiva una situazione critica da tenere sotto controllo e quindi ho voluto evidenziarvela. Mancano per alcune regioni, ma mi sa che si è staccato qualcosa. Ah, c'era qua, pardon. Bene. Qualche minuto, quant'è? Ah, no, quasi fatto. Okay. Ho quasi fatto, scusate. E ancora qualcosa che viene fuori dai layer informativi che noi distribuiamo in agenzia e in commissione. Queste sono le risultanti, che, come abbiamo poi pubblicato anche sull'annuario, dei punti di misura disseminati sul territorio nazionale, e potete vedere come è facile evidenziare appunto i superamenti dei valori limiti per i vari inquinanti. Come vedete, per esempio, la situazione dell'ozono è quasi praticamente quasi tutta in superamento, valori diversi si hanno per gli altri inquinanti. L'NO2 risulta una criticità bassa, il PM10 risulta in superamento per un certo numero di punti. Un quarto dei punti di superamento dei punti di benzapirene è in superamento. E queste sono le valutazioni finali che vengono fatte sulle zone che abbiamo visto nel dataset iniziale, con il confronto con i dati delle serie che abbiamo visto nella slide precedente. E questo pone inequivocabilmente le zone in uno stato di superamento o meno e quindi di rispetto o meno degli obiettivi ambientali. E quindi in questa potete vedere come appare l'Italia per il 2017 per gli inquinanti che vi ho citato. Bene. Prossime attività, finisco qui con il layer, altrimenti poi diventa troppo lungo. Le attività per questo reporting in corso e per i successivi prevedono un ampliamento del dataset di informazioni da fornire, quindi utilizzare il sistema di reporting non solo per le informazioni prettamente necessarie ai fini della direttiva e quindi della certificazione del superamento o meno degli obiettivi ambientali, ma di includere tutte le stazioni presenti sul territorio che possono avere un ruolo importante ai fini dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e l'Agenzia e la Commissione. Infine stiamo lavorando su una messa a punto dei dataset per l'invio dei dati della modellistica e delle stime obiettive e ci stiamo approntando per mettere in piedi il sito nazionale per la qualità dell'aria, in cui verranno mostrati i dati in real time, i dati validati, appunto certificati finali, le valutazioni finali da esso ottenuto, e in cui ci sarà anche un viewer per i piani e programmi di risanamento fatti dalle regioni. Un'ultima slide, giusto per due suggerimenti rapidi, nel caso vi capiti anche a voi di
avere a che fare con un sistema di reporting. Diciamo, alcuni sembrano molto scontati, e lo sono, però a volte le cose scontate funzionano. In qualche modo giocare d'anticipo sulle scadenze che abbiamo visto che sono imposte dall'Agenzia Europea è una strategia che ci aiuta, in quanto permette sia al nostro interlocutore di avere un tempo maggiore da dedicarci e maggiori energie da dedicarci, e di non invece trovarlo incasellato in una in un'attività che lo vede fronteggiare più stati membri alla soglia della scadenza. Quindi, per quanto possibile, e anche l'Agenzia Europea è sempre rimarca questo fatto, per quanto è possibile l'invio dei dataset anticipato è una mossa che viene gradita, insomma, sia per chi la fa che per chi la riceve, crea un clima anche di cooperazione migliore. Un consiglio è quello di utilizzare delle procedure armonizzate che vengano condivise a livello regionale e che possano istituire dei framework efficaci e leggeri. E, ad esempio, l'utilizzo di strutture scalabili, self-similar, può essere una soluzione di questo tipo. Consiglierei di mantenere delle impostazioni di sistema semplici quando, per esempio, si parla di codici locali che vengono utilizzati nella base dati e nei file per trasferire le informazioni tra i vari soggetti, e di curare la storicizzazione delle informazioni che viene nel DB, e quindi di prevenire e di prevedere di strutturare robustamente le informazioni nella loro cronologia. Infine, di evitare un ricorso a soluzioni estemporanee, perché sebbene possano risolvere il problema nell'immediato, hanno poi delle code quasi malefiche che si portano dietro, quindi eviterei di ricorsi di questo tipo. Infine, banale può sembrare il mantenere le informazioni di base in ordine, ma è una cosa che aiuta molto nel proseguire poi nei passi successivi che risultano comunque impegnativi. È ancora più banale avere una certa buona dose di pazienza, perché il lavoro è impegnativo e può risultare corposo. Grazie. Grazie. Ora, prima di sentire Giorgi, che comunque di ISPRA, gli chiederei di avere pazienza tanto qua, vorrei dare spazio ai due ospiti che abbiamo del Ministero e della CMCC, quindi chiederei se sono in sala la dottoressa Liana Gramaccioni, c'è? Eccola là, se può andare, che così sì. E poi Medri, poi terrei Giorgi alla fine, tanto è con noi. Qui, no, perché sennò non c'è il computer, devi metterti qui perché ce l'hai. Sì, stavo cercando. Tu la presentazione ce l'avevi data, no? Sì. Ecco, questo volevo solo organizzarti qui la cosa. Ecco. Allora, buongiorno a tutti e intanto ringrazio gli organizzatori di questo evento, i colleghi di ISPRA per avermi invitato. E sono Liana Gramaccioni, lavoro al Ministero della Salute e mi occupo di acque di balneazione e sono la referente per la reportistica a livello europeo. Sono contenta di partecipare a questo evento, soprattutto perché, come dicevano i colleghi precedentemente, purtroppo soffriamo un po' dell'isolamento, no? Rispetto alla gestione dei vari dati rispetto alle diverse tematiche ambientali, e questo non aiuta poi a far sì che le azioni siano efficaci e soprattutto che ci sia un network condiviso su dati che possono in qualche modo invece, se utilizzati in maniera sinergica, dare altri risultati. Sappiamo che le politiche ambientali puntano ora più che sul controllo e sul monitoraggio su una gestione appunto integrata,
sia riguardo la prevenzione, l'informazione e la partecipazione soprattutto del cittadino, che deve essere proprio far da leva per promuovere anche azioni di miglioramento ambientale rispetto anche a quello che sono poi le azioni politiche, quindi un'azione proattiva appunto. Con questa ottica il Ministero della Salute, ancor prima che fosse diciamo recepita la direttiva europea che in qualche modo stabilisce le regole per la gestione delle acque di balneazione, ha implementato un sistema informativo che è appunto il portale acque, attraverso il quale il cittadino può accedere a tutta una serie di informazioni che vengono date dalle strutture territoriali e nello stesso tempo attraverso un'area riservata gestire tutti quei dati che servono poi appunto alla Commissione europea per fare la reportistica. È stata un'idea vincente questa, perché l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione. Abbiamo circa oltre 5.500 acque, quindi quasi un quarto di tutte le acque europee. È un settore estremamente strategico. E se non avevamo uno strumento informatico come il portale, difficilmente riuscivamo a gestire questi dati, perché ovviamente le diverse realtà regionali, locali, non permettevano di avere un dato standardizzato. Quindi il sistema informativo ci ha permesso di filtrare e di avere queste informazioni e nello stesso tempo anche di vedere quali erano le criticità e gestirle prima ancora poi dell'invio all'Europa. Ovviamente è un sistema che è stato implementato nel tempo, a oggi diciamo riusciamo a gestire il 95% delle informazioni senza ricevere dei messaggi di errore, quindi riusciamo a gestire il dato prima ancora di mandarlo all'Unione Europea, all'Agenzia Europea. E devo dire che questo è stato possibile grazie al lavoro di tutti i colleghi delle ARPA e delle regioni che su questa tematica lavorano tantissimo con una mole di dati incredibili che adesso vi farò vedere. Anche per questo devo dire che il flusso dei dati è rimasto costante nel tempo, è un dataset importante, anche abbiamo ricevuto i complimenti da parte della diciamo Commissione europea, perché è un dato che è rimasto, cioè riusciamo a gestire in maniera abbastanza efficace e quindi diciamo speriamo anche di migliorare nel tempo implementandolo con altri dati che non sono solo relativi al monitoraggio delle acque, ma anche altri dati che riguardano per esempio, e su questo stiamo collaborando con Istat, i dati sulla depurazione, che sappiamo che è una delle cause maggiori di inquinamento. Infatti con Istat abbiamo integrato il portale con una linea di costa condivisa che ci permetterà appunto di sovrapporre i dati del monitoraggio con quelli della depurazione, proprio per andare a verificare come i due dati in qualche modo interagiscono. Ho un po' detto quali sono stati gli obiettivi, che sono appunto quello di standardizzare la gestione dei dati, favorire il processo di partecipazione dei cittadini, riuscire a visualizzare attraverso le mappe di Google Maps tutte le aree di balneazione con i punti di campionamento, i dati analitici. Ogni cittadino può attraverso la navigazione sul portale verificare quali sono le analisi che vengono effettuate, il profilo di quell'area e nello stesso tempo anche mandare un feedback qualora ci fosse su quell'area la necessità di inviare delle segnalazioni relative a eventuali inquinamenti o criticità. Favorire lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti istituzionali, che sono appunto i diversi soggetti attori che fanno parte di questo processo di gestione delle acque di balneazione. I dati sono forniti tutti dalle regioni e dalle ARPA, che attraverso un processo di accreditamento accedono al portale inserendoli
e sono disponibili in tempo reale dal cittadino, cioè le analisi che vengono inserite vengono visualizzate immediatamente. E adesso abbiamo anche implementato una funzione che permette, qualora ci sia un fuori norma, cioè un'analisi che ha dato dei valori negativi, di visualizzarla immediatamente, prima ancora che magari possa essere inserita l'ordinanza di divieto da parte dei comuni. Questo perché abbiamo riscontrato in questi anni che non sempre la parte politica, diciamo, ottemperava a quelli che erano gli obblighi di legge, cioè su analisi e inquinamenti non sempre venivano emesse delle ordinanze e quindi il cittadino magari non era a conoscenza di questo. Il fatto di visualizzare immediatamente un'analisi fuori norma permette sia di vedere che c'è un inquinamento in corso, ma nello stesso tempo anche di promuovere e di stimolare le autorità locali a far sì che possano essere emesse le ordinanze di divieto. E questo potrà essere visualizzato non solo dal cittadino, ma anche dagli organi che hanno funzioni di controllo. Le normative di riferimento sono la direttiva europea del 2006, la numero 7, che appunto sposta un po' il focus su quello che è il monitoraggio, che era diciamo il focus della direttiva precedente, si sposta più su appunto la gestione integrata e sui processi di partecipazione dei cittadini. È stata recepita in Italia col decreto 116, che è un decreto di attuazione, e poi successivamente con un decreto ministeriale che gestisce appunto e definisce i criteri dei divieti di balneazione e le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto 116. Lo scorso anno è stato emesso un nuovo decreto che modifica in parte quello precedente, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla gestione delle ordinanze di divieto, che da poco, da circa un mese, sono inserite direttamente dal portale dai comuni. Questa è stata una scelta che è stata fatta dal Ministero proprio per obbligare i comuni e renderli, diciamo, responsabili di quella che è una competenza, che è quella dell'informazione al cittadino e la tutela sanitaria. Quindi loro, attraverso l'inserimento delle ordinanze di divieto, dovranno avvisare immediatamente i cittadini di un eventuale inquinamento. Ho fatto uno screenshot della schermata del portale Acque. È un portale che è concepito con un'area pubblica e un'area riservata. L'area riservata, come ho detto prima, serve per l'inserimento dei dati da parte dei soggetti preposti alla gestione, e la parte pubblica al cittadino. Vado avanti perché è un po' quello che ho detto. Ho fatto un po' un insieme di ho raccolto un po' di insieme di informazioni con i flussi che appunto partono da quelle che sono le funzioni delle ARPA, che sono preposte a stabilire i calendari di monitoraggio, effettuare le analisi e tutto quello che riguarda la parte tecnica del monitoraggio, e invece le funzioni delle regioni, che hanno più un compito relativo all'anagrafica, alla classificazione delle acque, all'emissione di bollettini di divieto, eccetera. Il Ministero è l'organo, diciamo, l'autorità competente a livello nazionale per il coordinamento e per l'invio dei dati alla Commissione europea, e tutto questo appunto avviene, come dicevo prima, attraverso questo portale delle acque, attraverso il quale il cittadino può accedere alle informazioni, attraverso il quale noi come Ministero, entro la fine di ogni anno, il 31 dicembre, abbiamo l'obbligo di inviare i dati alla Commissione europea secondo dei format ben stabiliti, che sono appunto 5 file che riguardano l'anagrafica, il calendario, il monitoraggio, le informazioni stagionali e gli inquinamenti di breve durata. Questi dati noi riusciamo fortunatamente ancora a gestire e a mandare entro il 31 dicembre di ogni anno, appunto grazie anche appunto all'impegno svolto dalle strutture locali. Come dicevo, questi sono i dati riassuntivi della balneazione del 2017. Tra pochi giorni, il 6 giugno, uscirà il rapporto
europeo relativo alla stagione balneare 2018, non ho potuto, io ho dei dati, ma c'è l'embargo fino al 6 giugno, quindi non si possono dare, ma orientativamente i dati sono questi. Come dicevo, sono oltre 5.500 acque di balneazione, di cui la maggior parte marine, costiere, 4.800, 660 interne, che sono laghi e fiumi, direi prevalentemente laghi. Il periodo della stagione balneare è tra le più lunghe in Europa, chiaramente per il tipo di clima che abbiamo noi in Italia e che varia ovviamente da regione a regione. La Sicilia anticipa di un mese rispetto alle altre regioni, e diciamo che va da 153 ai 214 giorni annui, con un totale di campioni che superano i 37.000 campioni. Questo lo dico perché è un dato importante, soprattutto in relazione a, diciamo, i dati che ogni anno escono fuori delle varie organizzazioni ambientali che si fanno un monitoraggio, ma un monitoraggio che riguarda un campione per stagione balneare e poi un campione che non è mai fatto secondo quello che prevede la direttiva europea, che ha delle regole ben precise. Quindi lo sottolineo perché la mole di lavoro e di campioni è talmente importante che dà un peso non solo statistico, ma un peso reale su quella che è il monitoraggio in Italia. La percentuale delle acque di balneazione è al 95% di qualità buona e eccellente. Non l'ho detto prima, il monitoraggio fa sì che le acque in Italia siano divise in quattro classi, che sono scarsa, sufficiente, buona, eccellente. Il 95% in Italia è di qualità buona, eccellente, quindi calcolando l'antropizzazione delle nostre coste, l'affollamento delle nostre coste, è un dato sicuramente importante da migliorare, perché diciamo, la criticità che rimane è quella proprio relativa alle aree che sono impattate dagli scarichi e dagli impianti di depurazione. Questo lo sappiamo e proprio per questo abbiamo cercato di lavorare in sinergia con tutto quello che riguarda i dati degli impianti di depurazione. Questa è una mappa un po' da cui si vede quello che dicevo prima. In blu sono i dati di qualità, le acque di qualità eccellente, e in rosso quelle scarse. Ovviamente lo zoom è piccolo, ma si vede chiaramente che il 95% è di qualità buona e eccellente. Qui ci sono i trend, diciamo, che come vedete sono abbastanza costanti, delle acque di qualità eccellente, sufficiente, scarse. Vanno dal 2014 al 2017. La qualità si attesta intorno al 90 per la qualità eccellente, 96 almeno sufficiente. Questi sono i trend delle acque di balneazione dal 91 al 2017. Come vedete c'è un picco nel 2010, che è stato l'anno in cui è stata recepita la direttiva, ed è stato l'anno in cui una regione che aveva ovviamente la maggior parte delle acque di balneazione, la Custri, non ha potuto inviare i dati, e quindi c'è stato questo picco nel 2010. Come vedete, le acque scarse sono pochissime e invece c'è una qualità molto alta di acque eccellenti e almeno sufficienti. Questo riguarda le acque interne, queste sono le acque marine. E appunto si attesta intorno al 89-90%. Ritornando su quella che invece sono gli obblighi e la gestione dei dati a livello europeo, adesso cercherò, magari proprio se riesco, a collegarmi direttamente con questo link per vedere come vengono, diciamo, recepiti i dati. Proprio quest'anno è cambiata la visualizzazione del dato e quindi così possiamo magari vedere come il dato delle acque di balneazione in Italia viene utilizzato. Un attimo, vediamo se ci riesco. Sembra di sì. Mentre si carica, ecco, come vedete, questi sono, a sinistra vedete tutti i paesi europei,
se noi scegliamo l'Italia, si seleziona e spero in breve tempo per... Ecco, vengono visualizzati tutti i dati dell'Italia, il totale, come dicevo, delle acque sono circa 5.539, il numero di campioni sono intorno ai 37.000, le acque di qualità eccellente sono 4.987. Se vogliamo sapere invece le acque di qualità buona, si clicca sulla classe di qualità e in teoria dovrebbe darlo. Vediamo. Essendo molti dati, ovviamente non è facile, ci vuole un po'. Comunque, vi assicuro che cliccando sulle varie classi di qualità si sa. Poi si può andare invece sulla singola acqua di qualità, la seconda colonna riguarda le acque di balneazione. E adesso vediamo se... Vediamo. Prendiamo un'acqua di balneazione, qui ci sono tutte quelle dell'Italia, si seleziona una e su quella ci sono i dati rapportati per anno, dal 2010, 11, 12, 14, 15, con le coordinate geografiche e i giorni relativi al periodo in cui è stato selezionato. Se si fa la stessa ricerca sui campionamenti, vengono dati i dati, diciamo, dei risultati di monitoraggio. Noi siamo abbastanza, diciamo, soddisfatti di questo risultato, perché in qualche modo i dati sono molti e riuscire a gestire una nazione come l'Italia, che ha situazioni molto diverse, è stato per noi un grande risultato. Allora, se continuiamo con la presentazione. Qualche minuto ancora. Ci vuole un po', sì, faccio rapida. Sì, sì. Se, non so se, ecco, vediamo un po'. Ah, dicevo che i dati vengono elaborati a livello europeo ogni anno dalla Commissione europea e ho riportato delle tabelle nelle quali vengono riportati i dati dell'Italia insieme a quelli dei paesi, degli altri paesi, e appunto vediamo che, non so se si legge bene, ma su 21.000 l'Italia ne ha oltre 5.000, come dicevo, un quarto. Qui ci sono i risultati divisi per classi sulle acque eccellenti dell'Italia rispetto a quelli di altri paesi europei e le acque interne, e qui c'è un grafico su tutti i paesi europei, sempre diviso per le quattro classi di qualità. Questo grafico invece riguarda il totale di acque di balneazione in Europa dal 90 al 2017, in cui potete vedere che appunto la qualità è sicuramente eccellente. In questo grafico l'Italia, rispetto alla media europea, è tra i paesi che hanno una qualità, diciamo, tra le migliori, calcolando anche che quelle precedenti non hanno acque, diciamo, ad eccezione della Grecia, acque costiere importanti. Grazie. Finisco con una bella foto di mare, augurando a tutti buone vacanze. Grazie. Grazie, grazie. Allora, adesso aspettiamo la dottoressa Medri. Eccola. Nel frattempo, no, niente, direi che se riusciamo a mantenerci nelle due presentazioni, veramente nei 15 e 15 minuti, così all'una... Alle 13 finiamo, io non ho poi tante altre cose da dire rispetto a quelle che ho detto prima, quindi... Sì, riusciamo... No. No, era quello di prima, andava bene.
Bene, buongiorno a tutti. Lasciatemi dire innanzitutto che è davvero un piacere essere qua tutti insieme a condividere le nostre esperienze in ambito EIONET, quindi vorrei ringraziare Giuseppina per aver reso possibile questa importante giornata di coordinamento e cooperazione. Io mi chiamo Silvia Medri e sono Science Manager alla Fondazione CMCC, Centro Aeromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, e coordino il Centro Tematico Europeo su Impatti, Vulnerabilità e Adattamento ai Cambiamenti Climatici dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, brevemente questo ETC-CCA. E oggi vi presenterò le attività e le caratteristiche dei lavori nell'ambito di questo Centro Tematico dell'Agenzia Europea, e avevo portato anche tre esempi chiave delle nostre attività, magari date le tempistiche mi le metterò a farne un paio. Iniziamo dalla overview. In poche, pochissime parole, il Centro Tematico Europeo su Impatti, Vulnerabilità e Adattamento ai Cambiamenti Climatici è un consorzio di 15 partner europei coordinati dal CMCC e sotto Framework Partnership Agreement con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, per fornire all'Agenzia supporto nella sua attività di assistenza allo sviluppo e all'attuazione delle politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. E, a livello europeo il nostro riferimento normativo principale è la strategia dell'Unione Europea di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013. La strategia è anche stata recentemente valutata dalla Commissione. Non abbiamo a che fare con data flows, flussi di dati, abbiamo a che fare principalmente con le informazioni e la loro raccolta, valutazione, analisi, quelli che noi chiamiamo assessment, e quindi il nostro lavoro di assistenza alla EA poi confluisce in prodotti EA che escono come prodotti dell'Agenzia, ma il nostro contributo è riconosciuto all'interno di questi prodotti. Come ci collochiamo nella rete EIONET? Siamo uno dei 7 centri tematici dell'Agenzia e come tali facciamo parte della rete e contribuiamo ad essa. Noi lavoriamo a stretto contatto con lo staff dell'AEA, in particolare il nostro gruppo di riferimento è il loro CET2 e sono 7 persone circa, dopo a seconda dei momenti anche lì c'è un po' di ricambio. Quello che noi facciamo è proprio lavorare con loro quotidianamente sul nostro programma di lavoro. Interagiamo però anche con i centri di riferimento nazionali, questi NRCs in particolare, quelli sull'adattamento, ma anche quelli su svariate tematiche come agricoltura, foreste o acque, dal momento che l'adattamento è un tema decisamente trasversale. Partecipiamo all'organizzazione di webinar in cui coinvolgiamo i paesi membri e meeting di esperti più altri tipi di comunicazione. E tipicamente è l'Agenzia che coordina i contatti con i centri di riferimento nazionali come da diciamo così statuto dell'Agenzia stessa. In quanto coordinatori di un centro tematico partecipiamo ai 3 meeting annuali con gli NFP e organizziamo, contribuiamo e partecipiamo al workshop annuale proprio sul nostro argomento, quindi Impact Vulnerability and Adaptation to Climate Change, che tra l'altro si svolgerà proprio la prossima settimana a Copenaghen, quello di quest'anno. Siamo un centro virtuale, non è, il centro non ha una sede specifica, i centri tematici dell'AEA vengono condotti come dei progetti
Non sono però progetti di ricerca, ma funzionano come progetti scientifici, in quanto come l'agenzia anche noi lavoriamo all'interfaccia tra scienza e politica, cercando di tradurre nel miglior modo possibile le informazioni scientifiche in maniera che siano utili alle decisioni politiche e anche al pubblico. Il nostro piano di lavoro si inserisce nel quadro più ampio della strategia pluriennale dell'AEA e nei rispettivi programmi annuali in maniera più dettagliata. Anche per i centri tematici esistono dei bandi periodici, perciò noi lo coordiniamo l'attuale consorzio perché abbiamo vinto uno di questi bandi. In realtà da quando è nato il Topic Center sull'adattamento è sempre il CMCC e la mia istituzione che lo coordina, quindi abbiamo vinto tre bandi consecutivi per i tre periodi. Giustamente questo, quello attuale, 2019-2021, è un periodo di transizione, come diceva Giuseppina. E tutti insieme ai nostri partner forniamo all'AEA tutte quelle conoscenze, quelle risorse che diversamente, come dicevo, un gruppo di 7 persone non è in grado di fornire né avere il tempo per svolgere tutte le attività richieste dal programma di lavoro dell'AEA. Questo è il nostro partenariato, siamo 15 partner europei provenienti da 10 paesi per un totale di circa 60 esperti coordinati appunto dalla Fondazione CMCC. Per chi non conoscesse la mia istituzione, siamo un centro di ricerca sui cambiamenti climatici, ci occupiamo di modelli, modellistica, simulazioni del clima, studio degli impatti e delle vulnerabilità a supporto dello sviluppo sostenibile dello sviluppo di strategie e azioni di adattamento e di mitigazione informati da solide basi scientifiche. Procedo molto velocemente, abbiamo una rete di lavoro molto estesa sia in Europa che a livello internazionale, ospitiamo il focal point dell'IPCC e facciamo anche attività di divulgazione e insegnamento. Ritornando allo European Topic Center on Climate Change Impact, Vulnerability and Adaptation, questa è un overview diciamo di alcuni dei nostri principali prodotti, una serie di rapporti tematici e di valutazioni ed anche tecnici su tutta una serie di tematiche rilevanti per l'adattamento, che come ho detto è un argomento che richiede l'integrazione, o meglio ancora, non c'è una traduzione inglese della parola mainstreaming, cioè richiede di essere inserito e coinvolto nelle varie politiche settoriali, così pure nelle varie tematiche scientifiche. Perciò abbiamo rapporti sugli impatti e la vulnerabilità a livello europeo e a livello di paesi, quindi a livello nazionale in Europa. Abbiamo lavorato al miglioramento delle sinergie e della coerenza tra l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio da disastri naturali, due comunità che lavorano spesso insieme ma che ancora utilizzano definizioni diverse, che comunque hanno ambiti diversi, individuando anche tematiche dove è bene e possibile lavorare insieme, in particolare gli approcci basati sugli ecosistemi. Rapporti di valutazione sullo stato delle attività in Europa e nei paesi europei sulle strategie e i piani di adattamento, e attualmente siamo concentrati sulla fase di valutazione e monitoraggio di questi piani e strategie, cosa che sono in pochi paesi ad effettuare in questo momento. Lavoriamo anche sull'adattamento urbano, e lo vedremo poi.
Oltre a questo ci occupiamo anche di sviluppare indicatori di cambiamenti climatici e di impatti di cambiamenti climatici. Aiutiamo l'agenzia a mantenere la piattaforma europea di adattamento ai cambiamenti climatici, Climate Adapt, spero che ne abbiate già sentito parlare, e tutte queste conoscenze, basi scientifiche raccolte poi da Climate Adapt, confluiscono anche nei rapporti dello stato dell'ambiente dell'agenzia, il famoso SOER, il prossimo ci sarà appunto quest'altro anno. Vado veloce, vorrei parlarvi in particolare come esempio, un esempio chiave delle nostre attività, proprio di Climate Adapt, il portale europeo sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Il portale è stato lanciato nel 2012, quindi prima ancora della pubblicazione della strategia dell'Unione Europea sull'adattamento, e per volontà dell'Agenzia e della Commissione Europea e del Direttorato Generale e Clima, per favorire la condivisione delle informazioni in Europa a supporto delle decisioni politiche informate. E noi contribuiamo, come Topic Center, contribuiamo al mantenimento e allo sviluppo di questi contenuti e al loro continuo e regolare miglioramento. Grazie anche a tutte le consultazioni che svolgiamo con i nostri principali users, stakeholders, compresi i centri di riferimento nazionali. E la strategia di adattamento dell'Unione Europea riconosce Climate Adapt come uno strumento chiave per favorire una decisione politica informata dalla scienza. Quanto tempo ho? Ok, allora se volete potete andare su Climate Adapt dove ci sono anche dei video che avrei preferito farvi vedere ma lo saltiamo, e dei video o tutorial che spiegano come utilizzare la piattaforma, che presenta tutta una serie di informazioni classificate per web pages e che comprende anche un database di metadati, in particolare casi di studio su come realizzare e implementare in pratica azioni di adattamento e anche sistemi di strumenti di supporto alle decisioni politiche come l'Adaptation Support Tool, che guida l'utente attraverso i vari step dell'intero processo politico per l'adattamento. Saltiamo questa parte e passiamo invece a un altro esempio delle nostre attività che riguardano una serie di rapporti sull'adattamento urbano. Ci tenevo a mostrarveli perché lavorando a questo centro tematico sin dal 2011 abbiamo contribuito a insieme alla EA a mappare l'evoluzione delle conoscenze sull'adattamento in ambito urbano e ripercorrendo i rapporti a cui abbiamo contribuito anche noi vediamo come inizialmente le città in Europa si siano rese conto delle sfide, delle opportunità provenienti dal dover far fronte ai cambiamenti climatici, ma nell'arco di pochi anni si siano poi messe subito all'azione, essendo molte volte anche avanti rispetto ai rispettivi paesi talvolta. E tutte queste conoscenze e informazioni sono state raccolte in questi rapporti di valutazione. A un certo punto è stato necessario anche comporre le idee sugli esempi più utili per come finanziare queste azioni a livello locale, e recentemente ci siamo concentrati sull'aspetto di vulnerabilità sociale ai cambiamenti climatici nelle città europee, pubblicando questo, in particolare un rapporto,
un documento tecnico e di CCCA che poi è confluito proprio nelle conoscenze, nella base di informazioni per il rapporto che aveva presentato questa mattina Giuseppina sulle iniquità di esposizione e degli impatti, e per cui vulnerabilità sociale a inquinamento atmosferico, rumore e temperature estreme. Un rapporto, sicuramente un esempio di rapporto integrato che affronta sfide sistemiche persistenti, che quindi necessitano di particolare attenzione, che l'Agenzia affronta in maniera sempre più trasversale, contribuendo così al dibattito internazionale e in particolar modo europeo sui temi della giustizia ambientale e sociale. E noi sulle attività che vi ho presentato, cioè Climate Adapt e i rapporti sull'adattamento urbano, abbiamo sempre fornito dei contributi sostanziali, quindi contribuendo da parte nostra anche al supportando l'Agenzia anche nel coordinamento dei lavori, essendo lead author di vari capitoli e contribuendo alla preparazione dei vari documenti. La parte urbana, dei contenuti urbani, viene riportata anche all'interno di Climate Adapt, dove potete trovare vari tool. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per i diversi spunti. Ora chiamerei per l'ultimo intervento appunto Giordano Giorgi, parleremo in questo caso di mare. Sì, prego. Giorgia, per la sua presentazione. Sì. Riguardo... Scusate. Certo. Sono Francesca Piva, ISPRA, sono uno degli NRC di Water Quantity e volevo solo precisare, come aveva detto lei, direttore, prima, che il monitoraggio quantitativo è molto scarso, insomma, carente, però non è l'unico, cioè, insomma, se il punteggio, lo score è uguale a zero nell'Agenzia Europea dell'Ambiente, anche perché... E, diciamo, una parte delle regioni barra agenzie hanno consegnato i dati, abbiamo circa un po' meno della metà delle regioni italiane, non tutti i dati richiesti dal format del WISE3 Water Quantity sono forniti, ma due fogli su sei, però non abbiamo potuto caricare i dati perché abbiamo avuto dei problemi sui controlli QAQC del RepoNet. Diciamo, i controlli sono molto stringenti, come diceva prima Maria Gabriella Simeone, e sono controlli che adesso implicano anche controlli con il reporting della direttiva quadro acque, quindi insomma siamo stati rallentati molto da questo. Dovremmo avere quasi risolto, siamo in contatto con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'help desk che ci sta dando supporto, e spero di superarli adesso in modo tale che poi il prossimo anno, con anche i dati successivi, arriviamo a dare 2017 e 2018. Abbiamo già fatto la richiesta ai dati per il 2018 alle agenzie, quindi volevo solo precisare questo perché una parte delle agenzie o regioni, a seconda di dove, regioni barra agenzie, abbiamo tutto, li ha consegnati, ne abbiamo circa 9 di regioni che hanno consegnato i dati. Quindi 9 su 9 su 21. Sì, infatti, però una parte li ha forniti, poi dopo se non passava il messaggio che non c'erano dati. Ecco, volevo. Grazie. Prego. Sarò rapidissimo. Bravo. Allora, buongiorno, sono Giordano Giorgi dell'ISPRA e vi parlerò del flusso dati relativo alla direttiva quadro sulla strategia marina. Rapidissimamente, è una direttiva del 2008 che ha come obiettivo principale il raggiungimento del buono stato ambientale, Good Environmental Status, entro il 2020 per le regioni marine di ogni Stato membro. È declinata di fatto in 11 descrittori che coprono aspetti legati allo stato, biodiversità piuttosto che reti trofiche e invece altri ambiti che sono più legati alle pressioni, quindi contaminazione, rifiuti marini, rumore, attività di pesca e quant'altro.
Il processo di implementazione tipico di questa direttiva, come della direttiva quadro sulle acque, prevede cicli di 6 anni. Il primo ciclo è iniziato nel 2012, quindi dal 2018 adesso siamo nel secondo ciclo. In ogni ciclo, di fatto, gli step principali sono la valutazione dello stato ambientale, la definizione del Good Environmental Status e dei traguardi ambientali, i cosiddetti target, definizione che al primo ciclo è una definizione, dal secondo in poi è un aggiornamento. Si passa poi ai programmi di monitoraggio e ai programmi di misura in sequenza. Quello che vedete qui è un breve diagramma di quello che prevede questo ciclo di 6 anni. Quindi, ripeto, è partito nel 2012, abbiamo di fatto implementato, definito i programmi di monitoraggio nel 2014, nel 2015 i programmi di misura. È previsto una review che è in corso di fatto dal 2018 al 2021 della strategia marina per verificare che gli obiettivi di raggiungimento del buono stato ambientale siano stati raggiunti. Dal punto di vista del reporting vero e proprio, quindi del flusso dati, in effetti è la parte di valutazione iniziale, GES target e programmi di monitoraggio e misura che sono rilevanti per il reporting, e questo è stato poi di fatto canalizzato attraverso appunto l'Agenzia Europea sulla sezione EIONET, in particolare il CDR, cioè il Common Data Repository. Dal punto di vista comunitario, la strategia marina, in analogia a quanto fatto per la direttiva quadro sulle acque, si è data una strategia comune di implementazione, la cosiddetta Common Implementation Strategy. Questa ha visto l'insediarsi di un primo organismo, che è quello relativo ai Marine Directors, quindi di fatto i direttori generali o quantomeno le persone apicali relative alle autorità competenti che si occupano di implementare la strategia marina nei vari stati. Questo Marine Director spesso si accompagna ai Water Directors, quindi c'è una relazione, un'interazione con la direttiva quadro sulle acque. C'è poi un gruppo un po' più tecnico, che è il Marine Strategic Coordination Group, e poi ci sono i vari gruppi di lavoro. Nello specifico c'è quello dedicato al GES per quanto riguarda appunto la definizione della metodologia di valutazione del GES, quello dedicato ai programmi di misura e analisi socio-economica, e poi i due rilevanti per il flusso dati, che sono quello relativo al DAIC e al TG Data. In particolare il DAIC si è occupato di definire la struttura di reporting, mentre la parte TG Data è stata più dedicata alla condivisione vera e propria dei dati di monitoraggio. Quindi questi due gruppi a livello comunitario di fatto hanno costituito il motore in base al quale sono stati definiti poi le strutture per cui si è stabilito questo flusso dati strategia marina. Tenete presente che prima del 2012, sia a livello comunitario che a livello nazionale, questo sistema non esisteva, è stato creato da zero di fatto, con tutte le difficoltà che potete immaginare anche solo per definire effettivamente ciò che andava trasmesso e in che modalità. In generale la struttura dei report è stata più o meno ricalcata sia per quanto riguarda la valutazione iniziale che i programmi di misura che quelli di monitoraggio in modo analogo, ovvero sia c'è una prima parte che sono i cosiddetti summary report o text based report, che di cui di fatto vedremo sono i reali veri oggetti legally binding, cioè quelli che effettivamente la direttiva richiede e per i quali non si può fare a meno. Ci sono state poi delle definizioni relative agli strati informativi cartografici, e poi c'è la parte del report analitico, che di fatto è la parte del cosiddetto e-report, cioè quello che si sostanzia in tabelle che poi vengono trasformate e trasferite in schemi XML. Come dicevo, la parte del summary report è quella su cui si è di fatto concordato solo un indice e una struttura generale, ma è quella che gli Stati membri sono da direttiva obbligati a trasferire. Sugli strati informativi cartografici, al di là del convergere su un sistema di riferimento, si sono poi definite le tabelle degli attributi di questi strati informativi concordati a livello comunitario, con un evidente link a Inspire, dato che sono coinvolti dati territoriali in questo caso. La parte più dura è stata la parte di modellazione effettiva dei dati. Qui si è dovuto andare più nel dettaglio, vi farò vedere solo un esempio di informazioni che devono essere categorizzate e rese anche quantitative per poi avere effettivamente qualche cosa che sia comparabile a livello comunitario.
Di fatto l'Agenzia Europea insieme agli Stati membri ha giocato un ruolo di assistenza tecnica centrale, cruciale, oserei dire, per cui è stato messo a disposizione un intero sistema di risorse per la reportistica, sia per quanto riguarda gli strati cartografici, il report analitico e gli schemi, sia per quanto riguarda gli strumenti per il reporting. Qui sono stati costruiti da zero tutta la parte delle form web piuttosto che i database access che devono utilizzare gli stati, e sia soprattutto l'help che ha fornito durante tutto il processo di reporting, che poi di fatto è ancora in corso per questo flusso dati. A fronte di tutto questo, inoltre, gli stessi schemi XML sono stati definiti, aggiornati e concordati, un lavoro tecnico diciamo non del tutto banale, i template per la tabella degli attributi degli strati cartografici, anche questi resi disponibili, e poi tutta la parte vera e propria, come dicevo prima, della modellazione dei dati che serve a effettivamente organizzare queste informazioni. Non ultimo, i famigerati controlli QHC sugli schemi XML, che rendono di fatto questo flusso dati qualcosa di più di un trasferimento file fatto tramite un FTP, producono effettivamente un controllo formale e di validità formale dei dati che dà un primo screening per quanto riguarda l'organizzazione e la qualità del dato. Se parliamo ad esempio di modelli dati, qui purtroppo l'immagine immagino non riesca a vedersi con dettaglio, però sostanzialmente ci sono vari blocchi di informazioni che sono state definite nel dettaglio. Una riguarda ad esempio, questa è la parte dell'articolo 8, quindi della valutazione stato ambientale, la definizione della Mari Reporting Unit per il quale si fa una valutazione dello stato ambientale. In questa seconda tabella si dà questa informazione ma a livello di descrittore, quindi in termini di stato ambientale. Poi si legano a questi gli elementi che nello specifico possono essere specie, habitat, i singoli contaminanti o i parametri, e infine c'è la valutazione a livello di criterio. Questo è solo un esempio per farvi capire come la struttura dati di una parte di reportistica che non è neanche relativa ai veri e propri dati di monitoraggio ma solo alla valutazione può essere articolata e comportare quindi delle difficoltà nell'organizzazione delle informazioni e anche nella raccolta delle informazioni. L'Italia, dopo tutto questo, comunque ha fatto il reporting per quanto riguarda questo secondo ciclo della strategia marina, che poi è consultabile e linkabile anche dal sito che adesso vi farò vedere, raccoglie tutti i dati della strategia marina. Per quanto riguarda poi l'organizzazione dell'informazione, quindi se vogliamo il modo con cui l'Agenzia Europea cerca di avvicinarsi all'utenza più generale, quello che richiamava prima il direttore generale, c'è in corso l'implementazione di una dashboard che riassuma tutte le informazioni di quella parte di modellazione XML in modo tale che possa essere più fruibile da parte di un'utenza anche non tecnica e quindi possa dare a livello comunitario una rappresentazione più possibile sintetica di quello che è lo stato dell'arte e lo stato di avanzamento rispetto all'implementazione della direttiva. A livello nazionale però occorre implementare questo processo, altrimenti tutto il supporto dell'Agenzia Europea e della Commissione sarebbe inutile. In primo luogo abbiamo dei soggetti, l'SNPA, quindi le ARPA e l'ISPRA incluso in questo, più gli enti di ricerca e l'AMP che si occupano di effettuare di fatto il monitoraggio e anche rispetto al ruolo dell'ISPRA la parte di valutazione, convogliano questi dati in un sistema che si è dato una definizione in termini di moduli di monitoraggio, qui non abbiamo il dettaglio per entrare nel merito dei singoli moduli, ma è di fatto un concentratore delle informazioni di monitoraggio. Questo poi viene estratto per produrre reporting verso la parte di Agenzia Europea, sarà e dovrà sempre più essere linkata la parte Inspire col fatto che dall'anno prossimo entrano poi ad essere a regime tutta la parte dei dati di modellazione, non solo la parte di compliance rispetto ai servizi. Se dovessimo in qualche modo dividere questo schema su tre livelli, abbiamo quindi un primo livello che è quello dei veri e propri data provider, il livello centrale di ISPRA che è quello che fa da collettamento delle informazioni, trasformazione, elaborazione ma anche definizione delle metodologie che quindi influenza poi di fatto quello dei data provider, e poi abbiamo il livello dell'Agenzia Europea che raccoglie queste informazioni e tramite la dashboard produce report a livello comunitario.
tutto il processo deve essere implementato per arrivare al risultato, quindi non basta partire solo dal livello comunitario né solo da quello nazionale, i due devono legarsi coerentemente e, come vedete, i passaggi per mettere insieme tutta la catena sono articolati e dettagliati. Grazie. Grazie mille Giordano per questa presentazione, abbiamo un po' esaurito le panoramiche, abbiamo fatto, presentato qualche esempio di quella che è la modalità di partecipazione a vario titolo nell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Sicuramente rispetto a quello che sta facendo anche l'Agenzia dobbiamo fare uno sforzo in più a livello nazionale, quindi come avete visto miglioramento dei sistemi informativi anche tematici in modo che si accompagni a livello nazionale il percorso e sia più facilmente leggibile il quadro che poi vediamo a livello europeo. Niente. Veramente poche cose da dire, grazie a tutti. Insomma, abbiamo fatto una panoramica, mi rendo conto che per alcuni è stato assolutamente, come posso dire, conoscevano già tutte queste tematiche, altri forse no. L'obiettivo era quello di avere un po' di colleghi che non conoscono queste questioni per cominciare a condividerle assieme. Insomma, adesso verificheremo tutte le partecipazioni, ovviamente chi c'era, chi non ha potuto venire, per vedere un attimino di razionalizzare il lavoro che dovremo fare, che un po' ho già detto, quindi è inutile che io ci ritorni sopra. Così come abbiamo necessità, ripeto, di allacciare sempre di più alcune attività in cooperazione con altri enti che non sono all'interno del sistema, quindi CMCC, ripeto, già siamo sul tema dell'adattamento climatico, abbiamo numerose joint insieme che io spero si possano anche estendere ad altre questioni, ma come dicevo prima un accordo di programma con loro è già stato impostato, il Ministero della Salute c'è questa connessione in più, come dicevo prima, con l'Istituto Superiore di Sanità. Non volevo ovviamente demoralizzare i colleghi che si stanno occupando come del tema della quantità d'acqua, così come altre questioni, diciamo, su cui magari facciamo fatica a stare al passo. Ci stiamo tra l'altro lavorando proprio su questa questione della rete idrologica, ci si sta lavorando, quindi io penso, tra l'altro ci sono anche delle difficoltà perché ci sono delle attività che noi facciamo dove alcune di queste attività sono tutte all'interno delle agenzie. Quindi è più semplice in un qualche modo riuscire a costruire una rete. Per quelle attività, e non sono poche, servizi geologici, che sono in parte dentro la rete delle agenzie, in parte nelle regioni, in parte nell'autorità di distretto, è chiaramente un pochino più complicato. Però, voglio dire, la volontà mi sembra di capire anche da parte del Ministero sia quella, almeno per quanto riguarda la parte idrologica, anche di costruire un quadro giuridico che ci consenta di esplicitare il nostro ruolo di coordinamento, perché oggi purtroppo ci sono attività che noi storicamente facevamo, che poi nei cambi anche dello nostro status giuridico, parlo per ISPRA, che è passato attraverso AMPA, APAT, eccetera, eccetera, si sono un po' persi nell'attività normativa e quindi si fa fatica a ritrovare un punto di riferimento normativo che ci dia l'input per poter fare questa attività di coordinamento che di fatto in buona parte già si fa, però è il caso insomma anche su questo di lavorarci. Ripeto, questa è la prima giornata, adesso avremo questa settimana in giugno con questo seminario di approfondimento, sarà nostra cura poi avere un feedback di ritorno. E poi ripeto, l'obiettivo principale sarà poi quello, adesso, al di là delle attività che svolgerete, che state svolgendo in continuazione come NRC, però quello di riuscire a organizzare anche una country visit fatta in un certo modo per il prossimo anno. Insomma, ci sono tante cose che si andranno a fare. Poi vediamo, ripeto, ecco, io vi chiedo anche a coloro che oggi non sono intervenuti o non ne avevano voglia o avevano bisogno di approfondire, o se ci possono fare avere comunque tramite insomma il National Focal Point, la dottoressa Simeoni, insomma questo gruppo, tutta una serie di suggerimenti
qualsiasi tipo di suggerimento è ben gradito. Se riuscite addirittura a farmele avere alcune cose che possono riguardare l'attività dell'agenzia o comunque qualche sollecitazione anche prima del 17 giugno, io sono ben felice di averlo, se no insomma anche dopo va bene, ecco. Bene, grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.